VIVA Anime di Time. Benvenuti all'anime di time. Siete con noi! Siete con noi! A parlare di cartoni di... animati! Con Italia e Giagno. Con Paolo Solo perché Italia e Giaggio sono affanculo! Ehm ho un dubbio che mi è venuto sotto la doccia. E che stavo pensando, no? Di solito. I peli de della barba, e anche quelli del corpo generalmente, si asciugano molto più velocemente dei capelli. Perché? Cioè qual è il processo che porta i capelli ad asciugarsi molto più lentamente? lo spessore, so che per chi ne sa di queste cose, se una domanda veramente scema, l'inverosimile, però io sono ignorante del tutto su questo tipo di argomenti, quindi mi sopposto il dubbio, perché come potete vedere i miei capelli sono bagnati ancora dietro, ma va bene così, eh, io faccio sempre le cose all'ultimo minuto e questo è il buon servito. Ciao, ciao ragazzi, ciao, benvenuti a quest'ennesimo venerdì Italo, l'ennesimo di una serie interminabile che andrà fino alla mia morte sotto un ponte. E ciao, ciao Stefino, ciao Angelo, ciao LimeStreet, ciao a qua. tutti quanti E grazie a Flavio per l'abbonamento, 14 mesi uh, Sì, oshi, non si scrive così, Oshi, con due I E vabbè, poi ve lo spiego il titolo, ma tanto sapete benissimo, avete fatto anche voi le elementari Quindi riuscite a collegare bene o male gli argomenti da soli uh, Perché la barba è più corta? Non è più corta. Anzi, cioè, penso sia più lunga, visto che non l'ho tagliata. Quindi, di base, dovrebbe crescere. Ci stavo pensando prima a tagliarmela, ma non, non, ovviamente non l'ho fatto in tempo. Grande interrogativo, no? È una domanda molto semplice che si può risolvere con una ricerca su Google, vostro amico da ormai tanti anni. Tanti anni, non so quando è stata fondata Google, tipo 90. Mi sa prima di quel che sono andato io dopo. Domande esistenziali a cui potrei porre risposta con una ricerca su Google. Che magari dopo farò. Buonasera, sarà un piacere ascoltarvi in cuffia mentre mi vedo quell'edicola. Ah, e... Federic puoi ridere ancora di più perché sono da solo oggi. Almeno sarò da solo fino alle 19, 19 e un quarto eh, quando il buon Sig arriverà ad allietarci con le sue opinioni e poi in realtà a parlarci in maniera un po' più sostanziosa del suo saggio su Mama Ruochi, di cui vi ricordo che io ho scritto la prefazione, visto che lui non lo fa mai. Brutto bastardo. Dopo noi facciamo i conti, facciamo i conti. Non vi preoccupate. Vittorio, che ne pensi di Twitch che mi fa abbonare da tt due volte in un mese? Bella per Twitch, bella per Twitch perché per me saranno sempre due volte i soldi. Quindi a me sta bene così. Io non pongo responsabilità, non mi pongo proprio il problema da questo punto di vista. Aspettando, sì, allora mettevi qua la live. Va bene, Federico, poi se ci sono domande, eccetera. Ragazzi, come al solito, qui 15 minuti voglio un po' chiacchierare, togliermi qualche sasso dalla scarpa. Poi, in realtà, oggi, un cazzo, perché in queste giornate la vita è scorsa piatta e inesorabile. Non è che abbia fatto moltissimo. Ho visto Tekken Bloodline. Non so se ve ne avevo già parlato, probabilmente no. Non è che mi sia piaciuto più di tanto, se devo essere sincero. I primi tre episodi introducono abbastanza bene tutto il background di Jean, la storia, la motivazione che lo porta a cercare vendetta per la madre, cazzi e mazzi. Ma gli ultimi tre sono davvero troppo rapidi. Presentano tipo 12.000 personaggi diversi, non riescono a raccontarne mezzo. E alla fine ti trovi con una storia piena di, di minchiate sovranaturali che non tornano minimamente. Gli Aci che fa l'imbroglione dal nulla. E vabbè. Però alla fin fine è quel tipo di visione molto tranquilla. In cui diciamo ti diverti più per l'azione frenetica che non per la storia. Certo, non è la cosa primaria poi da vedere in un prodotto del genere. Dal punto di vista dell'animazione, secondo me, comunque la scelta fatta in termini di quello che è Tekken e dell'estetica che ha sempre avuto secondo me non è stata male poi in, in termini di realizzazione eh, si nota qualche macchinosità macchinosità nei movimenti eh, qualche cosa che comunque non torna neanche troppo bene a livello di camera e eh, di chiarezza soprattutto però anche le coreografie bene o male questi campi larghi che lasciano spazio ai due pesi dei lottatori per menarsi ci stavano di tanto in tanto. Io non capisco perché perdi per tempo a guardare la certa merda annunciata. Disse quello che si guarda tipo a metà della stagione, consapevole del fatto che gli piaceranno forse quattro cartoni, e continuando a sperare che il guilty pleasure non sia soltanto una prova del suo merda gusto. No, il problema è che non si prendono i soldi. Ma. Cioè, in che senso ti fa pagare due volte e non si vendi soldi? Co come funziona? Pagamento fantasma? Me lo guardo metà della stagione, non 10 o 5. Eh, metà della stagione, tipo 25. Che Mi sembrano un pochettino di più. E, e poi magari una decina li puoi guardare per trovare la sorpresa. Ma bene o male, uno riesce a farsi ormai un'idea di quello che effettivamente potrà essere davvero valido o meno certo poi è un po' stupido generalizzare così e mettersi la fascia in testa prima di rompersela però a un certo punto della tua vita inizi a valutare il tempo come una delle cose più importanti che hai me ne inizio a rendere conto anche io purtroppo io devo andremo a vedere il film di Dragon Ball è proprio quello che ho detto poc'anzi <ride> nel senso che io comunque non ho un interesse Così forte nel, nella saga di Dragon Ball, nel bel di Dragon Ball, che da bambino adoravo come tutti quanti, facevo la Kamehameha ogni due secondi e sono varie. Ma oggi mi sono tanto allontanato dall'affetto che mi legava verso quel franchise lì. Ebbene, o male. Anche visto come mi aveva presentato Oserot, questo sembra un film che voglio calcare molto sul lato nostalgia, su ciò che ci legava a Dragon Ball quando tornavamo da scuola e vedevamo gli episodi. Eh, non lo so, non lo so. Ero un po' a metà già allora e lo sono ancora adesso, devo valutare. Sicuramente lo vedrò nel momento in cui poi esce su Crunchyroll, ha preso Crunchyroll se non mi ricordo male. A me piace andare a sbattere la testa su certe cose e a me anche, poi alla fine uh, quando ci sono questi uh, doppiaggi su Netflix, sulle altre piattaforme, forse oggi tengo un po' a prediligere quelli che non gli anime stagionali, mi sto rendendo conto pure di questo fatto nel tempo più recente, che magari ora che sto scrivendo tanto, sto anche studiando per la magistrale... È un impegno che mi sembra che di meno a livello psicologico e mentale di, di, di fatica. Che è una cosa che non mi sarei mai sognato di dire prima. Ma in questo periodo, soprattutto nelle ultime settimane, più che altro, è un po' così. Però, comunque nel frattempo sto cercando di recuperarmi un bel po' di OV di merda. Che non avevo visto. Ma veramente di merda, certi. Italo, ci sarà un film dell'Aukada nel libro che stai scrivendo con il moccia? Un film dell'Aukada? non lo so, non ne ho la più pallida idea, francamente Sicuramente Macchio non, non credo, io probabilmente non ce lo metterei, forse solo se mi servisse qualcosa per riempire i buchi Vediamola così, Dario non so neanche se l'ha visto e sicuramente quel tipo di polpettone no, non è una roba che gli va molto giù, quindi... Ciao, ciao Filippo barra Ilario, Filippo e Ilaria, vi voglio tanto tanto bene. Ciao ragazzi e sono curiosissimo di vedere che cosa direte per l'ennesima volta su Evangelion a questo Luca. Basta Evangelion nel 2022, convertitevi a Ideon ragazzi. Voi avete così tante cose da dire che non ha senso limitarsi sull'Evangelion. Questo è vero. Buonasera da Scandino di Anime di Time, buonasera Andrea abbate di... Uh, come si chiama il canale dei post? Lo sappiamo che sei tu Andrea, la puoi gettare la maschera, lo sappiamo! O comunque, chi è che fa il canale dei post? Lo può dire ragazzi, anzi, eh? la comunicazione di diretta sarebbe pure meglio perché così, in un certo senso, ne parlavamo con Giorgio ultimamente, uh, sappiamo bene o male quali possono essere i contenuti che vanno un po' più forti e così via e bene o male chi ha il chi canale dei si basa tanto sul suo gusto e ci sono comunque delle clip prese dalle varie live che secondo noi incontravano l'obiettivo di andare a prendere i discorsi più hot e, o più taglienti che abbiamo fatto eh, però comunque chiacchierare di quelli che potrebbero andare in onda o meno non sarebbe male Bisogna sempre pilotare da dietro le quinte come gli Illuminati. E Utopia Ideon, ecco, vedi, già avevi coniato il nome, ora è tempo di adottarlo in maniera definitiva. Anche perché c'è tutta una mitologia dietro Ideon che bisogna valorizzare. Bisogna creare un nuovo mito. A livello poi della cultura italiana, perché bene o male, per noi grandi appassionati di meca che ci sprippettiamo su Tomino, lo è sempre stato. Dove siamo Utopia Ideon? Assolutamente sì. Un po' spiritualistico, dice Frosky nel suo primo messaggio alla chat. Anzitutto benvenuto, eh, boh. In realtà, non mi ricordo neanche a che cosa ti riferisci per farti capire poi quanto tenga le parole che pronuncio. Ma Gambuster me lo Gunbuster, piace anche a mia mamma e mio zio Gambuster. Guarda Vas Vas Vaspad, voglio una prova di questo fatto. Puoi fare un video a tua mamma in cui dice: Salve, sono la mamma di Mon Vaspad e mi piace Gambuster. Grazie. Io faccio parte di Utopia, di Utopia Ultraman. Ma eh, ultimamente in realtà stavo pensando un po' di recuperare qualcosa di Ultraman, perché comunque è uno di quei supereroi giapponesi che non ho mai esplorato più di tanto. E con l'uscita in concomitanza con l'uscita di questo nuovo film, potrebbe essere interessante andare un po' a riscoprire quella che è stata la storia comunque di più icona del Giappone. Gambaster fa scopare. Questa mi sa che è una leggenda metropolitana messa in giro da non so chi. Perché non ho mai avuto il piacere di scopare come un Gumbuster e l'ho anche fatto vedere a una ragazza Gambuster con Gunbuster subito dopo. Quindi non, non funziona. O magari è come la mossa dell'uomo nudo funziona due volte su tre. O una, ora è una volta su tre. Una volta su tre. E io giustamente sono quella in cui non funziona. Io lo devi recuperare, Ultraman. Perché ne parleremo assieme a Luca. Grazie per avermelo detto poi adesso. e poi manca un mese a Luca. E eh, ci saranno tipo 60 anni di storia del personaggio da riscoprire. Grazie Filippo che colti sempre sulle mie capacità inesistenti. Eppure hanno dovuto fare Vangelo per riuscire a scopare. Non è detto. Perché comunque, se si sta a sentire quello che è il racconto della moglie Moyoko, hanno loro non hanno scopato neanche nella prima notte di nozze. Quindi vai a vedere se comunque. Qual è stato poi il motivo della perdita della velocità di entrambi. O se poi Anno l'avesse persa in qualche gabinetto dell'università di Osaka. Eh, per, aveva dato il culo per comprarsi un artbook di Miyazaki. Un'edizione speciale di Nausicaa, roba del genere. Tra Buster e Cockblock. Ma, ma, ma perché, scusa, cioè, Buster è un po' l'anello la, di congiunzione, se vogliamo, tra uh, Gagur e Lagan, che però forse è uscito addirittura prima, non mi ricordo quando è uscito Day Buster, e Gambuster. È più o meno sempre ipertamaro. qual è la differenza con Gambuster? Che non ci sono troppe lache melanopolitane. Alla fine chi ha visto Gambaster al finale piange Perché vedi quelle luci in cielo Dice aah, aah. Ciao Vito, tornando velocemente al libro Alla fine Dario ha visto Liz Ho ancora niente da fare Astrax. durante ho la più pallida idea Perché ultimamente stiamo un po' parlando Mi franca questa cosa Perché quando c'è comunicazione con Dario è con un buon segno eh, Però non, non di queste cose Ultimamente abbiamo parlato Prima di Daffy Duck, perché gli avevo chiesto se si ricordava se ci fosse un corto in cui uh, a Daffy Duck viene cancellata la bocca, il becco. Perché avevo visto su Facebook questo post in cui un tizio diceva che Raimi in, in uh, Doctor Strange, uh, per la scena in cui a Freccia Nera succede una roba, se non avete visto il film, aveva copiato Matrix. Perché praticamente la Freccia Nera scompare la bocca uh, come a, a Neo e Matrix. Solo che io mi ricordavo che ci fosse sta scena in un corto di Daffy Duck in cui c'è l'animatore che con la matita dice, cancella il becco a Daffy Duck. E volevo rispondergli. Ah, quindi secondo te Matrix ha copiato Daffy Duck. Ha copiato. Poi non mi ricordo, non mi ricordavo neanche chi poteva essere l'averlo diretto, anche se le, le opzioni sono sempre quelle Chuck Jones e pochi altri, Tex Avery e pochi altri e quindi l'avevo chiesto a Dario se si ricordasse. Se ci fosse lui, mi ha detto: Ah, sì, 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 è anche un gran corto, come cazzo si chiama? Non, non me l'ha mai detto. Beh, lasciavo perdere. E poi l'altro giorno, per Abbenobashi, che gli serviva una cosa una citazione. E io, visto che mi ricordavo, non ero proprio certo, sono andato dalla Fra eh, con, con un inganno, gli ho fatto aiutare Dario. Tanto non capisci nulla, grazie di anime. a uh, ZXpat per l'abbonamento. Uh, grazie mille, caro il suo primo abbonamento. Anzi, no, lo sta regalando Z4. Grazie mille, grazie mille, Z45. Uh, ma lo stesso Dario che Fizz Angelo in live. Diss Angelo in live. Ah, l'ha dissato proprio in live. Io ho visto solo nei commenti. Non credo che poi l'avesse ripreso eh, mentre faceva una diretta. Vabbè, Angelo ci ha dato basca a cazzo, però forse ti saluto e in una versione troppo esagerata. Cioè, bene o male, Angelo si è pigliato più con i commenti dal punto di vista anche dell'appassionato di dell animazione che comunque valentemente questo tipo di cose le, le vede spesso. Perché è un bel corto, eh, anche dal trailer si vedono tante scene interessanti, eh, però è una, è una cosa che per esempio nei festival cinematografici si, si può vedere. E non che questo ne riduca il valore, ma uscissene fuori con commenti: tipo. Eh, vincerebbe tranquillamente gli Oscar. E se scusate qua, hanno fatto triggerare Angelo. Io ormai, francamente, non è che ci faccia tanto più caso. Anche perché sono una persona e fan di un Di nuovo qua è disposto Tanto dire, non capisci nulla di anime. Grazie a donatore Anonimo che mi ha regalato l'abbonamento a Dario Boccia Twitch Grazie che tanto non vedrà mai che ce l'ha perché non guarda le live vabbè mio nome è un uomo impegnato vabbè, 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 vabbè grazie a Vaspad anche per l'abbonamento uh, di 5 mesi di nuovo qua? tanto non capisci nulla di anime? So ma se Italo, se italo se i cartoni americani grazie. sono per bambini mica come l'attacco dei giganti che se lo fai vedere a un bambino lo traumatizzi sì, sì e altre 100 stronzate da dire per rimorchiare. Un attimo che mi sono appena ricordato di non aver messo ovviamente la musica Quindi uh, inserisco un pezzo Iniziamo con Dottor Deleocci, vai Quel tipo di operazione lì? Magari per uno special chiami il vecchio caso di doppiatore. Io ho visto i dissing su FB con Cairoli, bellissimi. Credo che parli di quelli di Dario con Cairoli e vabbè, il Buon Francesco che non sento da tanto tempo. Purtroppo è un uh, vero cuore d'acciaio. Sono stato felice di trovare una mediazione perché Dario pensava che fosse totalmente serio quando lui è un fine troll. Ci sono delle cose in cui, eh, di cui è veramente convinto, ma altre in cui poi piglia palesemente per il culo. Vorrei ringraziare il Giorgio per avermi nominato Ministro dell'Animazione. Eh, bravo, Fili. E spero che tu faccia tante riforme per togliere i soldi a quei comunisti che hanno fatto la serie di Zero Calcare E che tu inizi a darli invece al sostentamento di una serie sull'italianissimo Tex L'eroe di noi cresciuti con la rivoltella Sì, ho tolto il volume ho trovato questo, questo stratagemma molto particolare. Comunque, ripartendo con il buon MF Doom, che io vi, vi invito sempre a scoprire perché è un rapper multiforme, ha fatto un sacco di stili e generi diversi, andiamo a vederci qualcosina insieme. Anzitutto, fammi vedere un attimo come posso evitare. Okay. Sto diventando veramente un pro, ragazzi, troppo un pro. Allora, condividi schermo. Ma no, non so se manco se mi vedete. però E quindi la mia aria di posi sarà persa. Non mi vedete? Ok, ci dovremmo essere. Eccoci qua. Di nuovo allora, qua. Tanto non capisci tanto nulla di anima. Pentium anime. per arrivare ad un appuntamento a Distopia Evangelion. Uh, a qui, tra l'altro, devo fare la, il rinnovo del, della sottoscrizione, dell'iscrizione. Grazie 21pm mi ha ricordato indirettamente questa cosa Ma Luca gli si sborsa quei 20 euro Che gli si dà sempre volentieri Allora Partiamo dalla cosa più stupida Perché la buona uh, Paro Itagaki Autrice di Beastars Del più recente Sanda Ragazzi di cui dobbiamo assolutamente parlare Tra poco ci spenderemo due Paroline e eh, anche figlia del, dell'autore eh, di Baki, ha incontrato a quanto sembra i Maneskin e ha deciso di disegnarne una versione con il suo stile inserendoli un po' nel contesto di Beastars però in versione sempre umana. Leggiamo un attimo la notizia per capire il contesto, perché poi mi sono svegliato con questa immagine, ho detto viviamo in una società e mi sono tenuto la notizia per adesso. Uh, L'Incipit è pazzo? No, l'Incipit è veramente fuori di testa, è una cosa assurda, io non la smettevo più di dire alla fine del capitolo, ma adesso ne parliamo un po'. Uh, la notizia mi ha fatto ridere Sì ragazzi è proprio la prova che il multiverso esiste Ma ne sappiamo ancora molto poco Allora Quando la mangaka giapponese e una rock band italiana si incontrano I maneskin non hanno certo bisogno di presentazioni Dopo aver raggiunto la notorietà a partire dal 2017 In seguito alla partecipazione a X Factor Alla vittoria del festival di Sanremo e all'Original Song Contest La rock band di Damino David <ride> Adesso immagino tipo la risposta di qualche membro di uh, Mali Skin, come è successo con Giorgia Soleri che su Instagram passa la storia. Io non sono un membro della band di Javino David. <ride> augurare curare click che nessuno legga mai la notizia. Uh, e lo scorso agosto hanno dato il via al loro primo è partita la volta del mondo intero. E lo scorso agosto hanno dato il via al loro primo tour in Giappone. Cosa che li ha portati a una collaborazione del tutto inusuale Quella con uh, Paru Itagaki L'autrice di Bistars, Che ha disegnato i membri del gruppo col suo stile In un'illustrazione che li vede affiancati alle cosce compagni In retroscena di questa collaborazione Sono stati svelati da Comic Natalie Che ha intervistato sia la mangaka che Damiano da remoto Ah c'è proprio un'intervista quindi Ah spero che la riassumano Poi magari se c'è integrale vedo di trovare un modo per leggerla che cazzo la tradurranno in qualche modo? ci saranno i fan sfegatati dei maneskin che si fanno imparare il giapponese soltanto per tradurre uh, l'intervista allora sia da meno che gli altri video della band sono dei grandi fan dell'animazione giapponese e, come dice il vocalist stesso uh, la pandemia del 2020 ha dato un'enorme spinta uh, alla popolarità degli anime in Italia soprattutto di quelli distribuiti nei servizi di streaming come Netflix tra l'altro, piccolo retroscena, c'è stato un mio amico che mi aveva chiesto un contatto dei, dei Malieskin per motivi che adesso non sto a dirvi, eh, per eh, cercare di produrre un <ride> videoclip dei, dei Malieskin. Purtroppo la cosa non è mai andata in porto. <ride> E... Eravamo come l'attacco dei giganti a cui Damiano si è appassionato. Dove alcuni amici gli hanno consigliato, eh, trovando una serie di alta qualità tecnica. Ma soprattutto la trama integrante e complessa. Tra l'altro, c'erano proprio dei tweet in cui lui apprezzava diversi anni. Mi sa anche Nana, per esempio, che comunque a livello stilistico e immaginario si avvicina tanto a come loro si presentano. È stato attacco dei giganti a farlo appassionare al mondo degli anime, i quali, dice il cantante, posseggono un'enorme forza emotiva, eh, capace di renderli persino superiori ai film e alle serie con attori reali in certi casi. Ok, e vabbè, qui è sempre. Mh, alla fine. l'ingenuità dovuta alla visione che abbiamo sempre avuto dell'animazione finora. Ma lo, lo sapete meglio di me finché si cresce con l'idea che. L'animazione, specialmente quella giapponese, abbia un valore inferiore a un altro tipo di medium, uh, poi quando si arriva all'età adulta e si vedono magari quei due, tre anime veramente belli che però nell'oceano mm, degli anime sono soltanto delle gocce ci si convince che ci sono no, quei capolavori, quei capisaldi eh, che riescono a superare in certi casi i film quando invece cioè, sappiamo benissimo che Dico a livello di proporzione però parliamo sempre di un medium come il cinema come il mondo della serialità televisiva che ha tanti bassi e tanti alti c'è tanta roba da recuperare non solo quella di cui poi si parla tantissimo poi la, la roba della forza emotiva eh, mi fa sempre un po' sorridere perché eh, alla fine è anche quello che ti lega più a quei tipi di prodotto che ad altri no e che, che in un certo senso blocca certe persone, secondo me, perché quando vedi un'opera che veramente ti scuote a livello emotivo e magari può essere una delle tante, non dico che Attacco dei giganti sia una delle tante, però ragazzi, sappiamo che ci sono tante, tante produzioni che riescono e potrebbero riuscire, poi dipende sempre dalla persona, a generare un moto emotivo parimenti forte. E, quando si vedono queste cose, poi mh, si pensa sempre. Ma se vedo quest'altra cosa, potrebbe essere poi bella come l'attacco dei giganti, come detto, bla bla bla. Eh, ed è sempre un po' un problema. Però, è anche il modo in cui oggi proprio freniamo delle cose. Con l'occasione, Damiano ha divorato anche altri anime presenti su Netflix, come appunto Beastars, dal quale è stato immediatamente catturato. Non avevo dubbi. Che Vistas comunque è molto sulla sessualità, molto queer. Secondo me molto incline poi ai temi dei testi dei maneskin Che a me non fanno impazzire, ragazzi. Magari se avevo 14-15 anni mi piacevano un sacco. Perché è il tipo di rock. Poi, eh, diciamo fintamente hard, non voglio insultarli in nessuna maniera perché per me comunque hanno pari dignità di tutti quanti. Eh, però era quel tipo di musica di quando andavo pazzo all'epoca poi diciamo secondo me più scopri rock più scopri determinate sfumature anche tecniche e anche di emozione proprio di cuore che mh, sono un po' più interessanti da ascoltare per nulla togliere ma le skin che comunque volenti o nolenti hanno fatto bene al rock di, di oggi se vogliamo o almeno potrebbero fare bene perché non è che vedo tanto rimando poi alla storia del Rock. Almeno più di quanto si sia coltivata in Italia. Perché poi, se mi si vuole dire, i Maneskin hanno permesso alle Zeppelin di venire a ascoltati dai ragazzi diventare un po' la cazzata. Che Zeppelin si sono sempre ascoltati, almeno per uh, i successi che hanno fatto. Ma non siamo che a parlare della qualità musicale dei Maneskin. I personaggi della serie sono animali, sì, ma sono talmente umani che... No, e io metto occhi. un attimo per in pausa Senti tema, detto. Fare un... Vai, muto. Allora. I personaggi della serie sono animali, sì, ma sono talmente umani che neanche ci pensi. Tanta l'empatia che si prova nei loro confronti. Dice il Vaca della Band che si riferisce a Beastars come l'opera più profonda tra quelle viste sinora. Eh, Damiano, se vuoi... Eh, io, ti possiamo consigliare tanti anni, sarebbe bello poter ave avere questo tipo di ospitate, no? Non dico a fare lezioni di anime perché è un modo davvero odioso di porsi, però discutere un po' con chi ha poca conoscenza degli anime e magari trovare insie insieme un modo di conoscere un po' di più, eh, sia l'uno che l'altro, un, un modo di conoscersi entrambi attraverso questa passione comune. Eh, noi avevamo pensato di invitare Marco Silvestri, il portiere dell'Udinese, credo, perché ci <ride> avevano fatto tipo un'intervista <ride> in cui parlava della sua passione per i manga, che aveva scoperto durante la quarantena guardando gli anime, ovviamente. <ride> Gli è proprio venuta voglia di tifare uh, per la storia d'amore del lupo le e della cuginetta Aru, ostacolata dal loro allora essere un carnivoro e un erbivora, E si è appassionata al profondo legame che si è instaurato tra il lupo le gosci e il cervo Luis, fatto di litigi e discordanze ma che li porta a proteggersi l'un l'altro al modo loro. Ed è proprio il cervo Luis il personaggio in cui Damiano dice di rispecchiarsi maggiormente, in quanto, come lui, avverte la pressione esercitata da chi gli sta attorno. Di nuovo, qua! Tanto non capisci Grazie nulla di Anime. a Blink Sparkle Ciao Italo, un anno che vi sopporto e vi supporto. Eh, c'è bisogno di un bel fegato per farcela. Ma ragazzi, Anime Tea Time è una palestra di vita. Noi vi insegniamo a resistere a tutto, anche a persone odiose come noi. Uh, eravamo, uh, la ragione per cui mi piace Luis è perché è un personaggio che viene frainteso. È percepito da tutti come un figo, ma non è così che pensa di essere: che vuole essere visto dagli altri. Eh, in realtà, qui non, non sono molto d'accordo, se devo essere sincero, perché Luis vuole che gli altri lo vedano come un figo anzi ostenta a tutti i costi questa sua facciata uh, da uomo duro e puro che sopporta qualsiasi cosa c'è il punto di svolta diciamo della prima parte in cui lui comunque mette una maschera di sicurezza per quanto si stia cagando addosso e che quello che gli succede è abbastanza grave e eppure lo vedi lì con uh, la faccia sicura poi sì c'ha dei momenti di debolezza puri che mostra però soltanto alle persone a cui tiene veramente è lì che scopri chi è il vero Luis però di base lui ci tiene a essere la persona che il padre ha cresciuto perché per un motivo o per un altro gli è profondamente grato comunque per la vita che ha fatto Luis è ovvio che poi stabilisca un certo tipo di connessione con, con il padre ci risiamo ci risiamo con la musica allora il problema è che poi tolgo sempre la schermata e non la vedo più Dove fanno non zoom? mio. Quando diventi un personaggio famoso tu dovrai dover avere a che fare con le aspettative che gli altri hanno nei tuoi confronti E questo ce ne va una grande pressione Al liceo anche io mi trovavo a soffrire in una situazione del genere Ora che sono cresciuto mi ci sono abituato Beh no, diciamo che ho capito come affrontare questo genere di cose e eh vabbè io ovviamente non è che possa mettervi nei panni di uno con una popolarità simile che comunque travalica i confini nazionali e raggiunge praticamente ormai tutto il globo. Eh, però sì, è un concetto che anche Bistar si esprime benissimo perché Luis non è uno con una vera popolarità, almeno fino a un certo punto della storia, però si sente soprattutto addosso una grande responsabilità che proprio vuole volontariamente mettersi. Perché vuole essere la persona migliore possibile è poi un bel personaggio comunque scritto 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 davvero davvero bene scritto scritto bene stavo dicendo mm. per rendere indimenticabile il primo tour giapponese dei maneskin Sony Music ha pensato di far realizzare a paro di Tagaki, del manga un'illustrazione che fa entrare da e compagni nel mondo di Beastars la band, del manga la band della mangaka si sono poi incontrati in occasione della performance della band al Tokyo Team Smile Toyosu Pit eh, Pari Takaki in realtà non è mai stata una grande fan delle rock band Io Infatti me la immagino super fissata col jazz, il blues, la musica da camera, queste cose qua eh, Che secondo l'autrice è una persona dure e aveva a che fare con loro, la faceva sentire la disagio Beh alla, alla fine ragazzi, non so se c'è l'immagine, no non c'è l'immagine dove c'è anche lei Ma solitamente nelle occasioni pubbliche si presenta sempre con questa maschera da gallina che copre il suo volto. Quindi, diciamo, si può intuire che è una persona molto timida o che comunque. Eh, tiene molto alle apparenze. Condizionata molto da come sono gli altri, da come è lei. Anche se il vestito che c'è, quella foto con i maneskin è davvero delizioso. Devo comprare la fantasma. Anche se potrebbe essere visto, ma, ma, eh, vi dico tutto quello che ho detto. Perché se poi sente quello che ho detto, dice: Ah, tu vuoi che io sia come lei. Che se il banco si vede la faccia, però vabbè. A ciò si aggiunge il fatto che i manoscritti sono stranieri, quindi la comunicazione tra l'autore e l'autrice è ancora più difficile, certo, perché l'inglese in Giappone è una lingua sconosciuta. Eppure, nonostante tutto, quando si sono incontrati, i membri della band sono sempre stati uh, solidenti e gentili, in particolar modo la bassista Victoria. Lei Tagaki è dunque stata felice di vedere come i membri del gruppo siano vigorosi e pieni di energia, ma anche delle brave persone, cambiando un po' la sua visione stereotipata delle rock band. Sì, alla fine... Molto eh, dagli, anni, dagli anni 70 questo tipo di visione di chi fa rock no? Fanno eh, la musica in cui sbattono le pendole, spaccano i vetri, queste cose qua Ci eh, stanno le, le, nei giornali le loro gesta negli hotel che danno fuoco ai letti, saltano da sette piani Quando invece poi dipende sempre dal tipo di persona io ci ho avuto belle esperienze, per esempio, lavorando dietro le quinte di un festival musicale, il Meeting del Mane, non so se ve lo avevo mai raccontato. Per esempio, ho avuto modo di vedere dal vivo la follia di Per Paolo Capovilla, che è, tra l'altro uno dei più grandi dei dettatori dei ManeSkin, ovviamente, che è fervente comunista, uno che odia del tutto la società e il capitalismo, quindi, ovviamente, odia i ManeSkin. Che dietro le guide era totalmente ubriaco. Scappava dalla gente che si voleva fare la foto con, con lui e diceva: Ah ah, non mi avrete, non mi prendete, non mi prendete, come se fosse il bianco che scappava per, perché è in ritardo. La che è stata, dunque, no, va bene, questo l'ho letto. Dal canto suo, mano che immaginava tutti i mangaka come delle persone là con gli anni, come Osamu Tezuka. Che è morto. Eh, se sono perso di vedere quando invece l'età chi fosse giovane. Eh, in realtà tanti mangaka iniziano giovani, no? È una cosa che notiamo spesso. È difficile che un mangaka debutti veramente dopo i 25-26 anni, perché è un lavoro comunque tassativo anche per il corpo. Metti alla dura prova la resistenza fisica di una persona, lavorare con quei ritmi tutto il giorno, tutti i giorni, lo sapete ragazzi è complicatissimo. Quindi devi iniziare da giovane perché altrimenti il tempo lo perdi. Eh, poi se parti a 25 anni c'è bisogno di ingranare, non trovi la tua gallina dalle uova d'oro, è anche una carriera che non hai modo di allungare, mentre invece se parti prima hai tutto il, il tempo e il tempo di sbagliare. Oh, e tutte queste pubblicità però mi stanno da molto fastidio. Sul cellulare, ragazzi, non mi succede mai. Una cosa che non ho mai capito, pur non avendolo mai craccato. Cioè, l'ho scaricato gratuitamente è come se ce l'avessi premium. Sul PC mi deve, dai, io, io, io mi deve rompere i coglioni perché ovviamente lo uso per lavoro. Dopo un attimo di straniamento, dovuto al fatto che lei Kaki si mostra sempre in pubblico, appunto come dicevo, indossate una maschera da gallo, e perciò i membri della band non sapevano bene come guardarla, si sono poi accordati con l'autrice su come realizzare l'illustrazione, anche se comunque per come si presentano loro. E non è che mi scioccherei di come si può vestire un'altra persona, francamente. Eh? Non permetterà alla bellità il gusto di nessuno. Però, se, se, se hai un certo tipo di gusto, non dovrebbe stagnarti quello di un'altra persona. Aver, per quanto comunque mettere una maschera da gallo sia più strano di qualsiasi cosa eh. dopo aver visto tantissimi video musicali della band l'età cacchina ha, ha quindi disegnato i membri insieme ai suoi personaggi secondo gli acquistamenti che sembravano più adatti Damiano Luis, Vittoria e Aru speriamo che cioè, non abbia cercato di fare nessun collegamento offensivo eh, anche se l'autrice aveva pensato anche di disegnarla come Ten leader del clan delle volpi Thomas il chitarrista e Juno eh, Ethan il batterista e le Ethan e le ok. Damiano ha detto che le parole lontane Bravo il brano dei Maneskin eh, skin gli sembrano molto adatto a esprimere i sentimenti di Leva Non conosco in quanto parla della distanza fra sé e il proprio partner, uh, mentre per la Itagaki è Supermoder, La canzone del gruppo è per Arte e in modo di Beastars. Poiché le ricorda i sentimenti che le goshi prova per Aru nella prima parte della serie, quindi la totale confusione, in pratica. Ci cioè, sta dicendo, non ci ho capito un cazzo, era come se la mia casa, era come a quello che sento quando i miei vicini litigano alle 4 di mattina. Eh, però mi è piaciuta, era molto bellina come canzone. Vabbè, ah è comunque interessante, interessante sempre, almeno a mio avviso, scoprire queste storie del dietro le quinte, come gli artisti credono di influenzarsi a loro volta e quanto poi ascoltano uh, le voci de degli altri. Sempre una cosa che mi affascina molto, perché si pensa magari che un autore riesca sempre a cacciare quello che pensa dal cappello, un po' come un prestigiatore, no? Per questo una delle critiche predilette da un sacco di persone eh, è sempre quella del plagio, della copia, eh, qui ha copiato, qui ha plagiato, quest'altra cosa eh, l'ha fatta già quest'altro, quindi non è originale, quando invece è tutto un continuo ritorno, e questa è una cosa davvero affascinante, perché ci parla dell'evoluzione dell'uomo, ci parla di quanto siamo in grado di anche a distanza di secoli e di chilometri c'è eh, sempre una bella testimonianza no, della forza dell'uomo della forza delle emozioni della comunicazione e ho giustamente in chat Angelo e Vino parlano di Call of the Night eh, grande confusione appunto in questo caso visiva di Luci il mio gruppo musicale è scammissimo che fa la cover delle opere di Insalsaregg come si chiamerà? Damianti maneschi. Però sembra un bel nome, eh Un po' alla atroci Dovresti provarci, figli Se vuoi io potrei fare la chitarra ritmica È passato tanto tempo da quando ho sfoderato la mia guitarra, la mia Gibson SG Però per te questo è altro Lo farei assolutamente Però dobbiamo scrivere soltanto canzoni parodiche su idea che hanno Che parlano della sua vita, dei suoi eventi da meno vero taku come noi alla fine tanti ma davvero tanti uh, VIP di um, atleti artisti hanno dichiarato più e più volte di apprezzare l'animazione giapponese e um, soprattutto secondo me nella musica è una cosa che sta venendo fuori sempre di più uh, anche per una commistione di culture voluta dalla globalizzazione dal senso di inclusione Uh, tutte queste cose che sono poi positive secondo me per l'arte. Perché il rimando poi è fondamentale per far crescere cross mediaticamente tutti i tipi di arte. Eh, alla fine, uno che non è cresciuto negli anni 90, può scoprire il Ash ascoltando Mahmood. Che non è una canzone che mi piace, ma ha anche quella funzione lì, no? È sempre bello vedere questo continuo scambio. Io l'ho giudicato, perfetto, dobbiamo soltanto trovare una sala prove che... Un regista alla televisione è sempre stata profondamente legata a immaginari simili, molto macabri ma anche estremamente sarcastici e ironici. Basta vedere Beetlejuice, che per me è ancora oggi un gioiellino della commedia nera, eh, davvero esilarante, che va ad attaccare senza alcuna pietà eh, il modo di vivere della classe media americana. E sono curioso, davvero, ma davvero, davvero curioso di vedere sia come poi metterà in scena Barton uh, l'ambientazione, il contesto che sta attorno alla famiglia Adams, sia come poi i vari personaggi interpreteranno i personaggi. Uh, I vari attori interpreteranno i personaggi. Perché per esempio Luis Guzman <ride> mi sembra davvero perfetto. Mi prendo ritorno per Disney Plus. Eh, che sarà? Ah, beh, ovviamente ci sarà Tim Barton, più è più iconica nel cinema cioè del nostro tempo. Spero di poterlo andare a vedere, ma non ne sono per nulla sicuro. Perché poi il nostro problema, tra virgolette, è lo stare no? in agia pantano. Dovremmo essere lì praticamente sempre e quindi spostarci diventa davvero difficile. Che sono luoghi molto lontani, almeno a piedi, e noi la macchina non l'avremo sempre. Quindi vediamo un po', io sicuramente sarei molto contento di poter andare a vedere almeno che cosa dice. Grazie di ritorno per Disney Plus. Stiamo continuando che sarà presente con due entusiasmanti progetti Lucasfilm. Il 30 ottobre saranno al look di Sgog e Kyle Soller per parlare di Andor, che esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars attualmente in streaming su Disney Plus con un episodio a settimana e poi pensavo che ci fosse una virgola, beh invece c'è un punto. Martedì 1 novembre sarà la volta dei membri del cast di Willow, eh, Amar, Chada Patel, Erin Ke Kellyman e Ellie Bamber che presenteranno dei filmati esclusivi dell'epica serie fantasy che debutterà su Disney Plus il 30 novembre e incontreranno il pubblico per un QA. Io Andor non l'ho ancora vista ma bene o male sono di dei di tutti i prodotti più recenti legati al Vanista Grosch. Ho Visto neanche di Mandalorian. Ho visto praticamente nulla di quello che c'era nell'ultimo periodo, purtroppo. Però lo sapete, non ci sono per, per nulla legato, quindi non è una cosa su cui mi pongo troppi cruci. Mettiamola così. mio purtroppo è più legato al fatto che comunque se ne parla piuttosto bene, anche di Andor, per esempio. E voglio vedere un po' in realtà se potrebbe piacere anche a me. Se è quel tipo di fantascienza un po' più terrena che non mi fa scartevare i coglioni tra battaglie a cardio palma tra astronavi gigantesche che si spara in mega ragioni. Willow non uh, Non credo che facciamo presente. E siamo solo all'inizio. Luke Comics in Games 2022 segna il grande ritorno dei mangaki in Italia. Attesissimo da tempo da tutti i fan. Oltre a già annunciato Noriro Yagi, Star Comics, autore di Aradin in The Blue Sky, anche di Claymore, che poi è la sua vera più famosa, tuttora in corso, uh, non Claymore, vabbè, l'aveva detto lui. Sono stupido io che poi credo di doverne sempre sapere una più del diavolo. Sarà presente tutti i giorni per incontrare finalmente l'avvio dei suoi fan anche Nagabe, autore del successo da più di un milione di copie, Girl from the other side, diventato anche un film animato del catalogo Crunchyroll. Uh, di cui voi spesso mi chiedete che cosa ne penso Anche se purtroppo non l'ho ancora visto Infatti mi chiedete sempre Io l'ho visto, l'hai visto, l'hai visto Io ancora non l'ho visto perché sono un semplice di me Però prima o poi si vedrà anche quello Su cui sono molto curioso La è un autore di cui purtroppo non ho ancora recuperato niente E dico purtroppo perché il tratto mi affascina davvero tanto Proprio evoca una dolcezza incredibile Capace di penetrare anche nelle corazze più dure, no? Ehm magari Prima o poi <ride> toccherà recuperare. Toccherà. Magari proprio a Lucca, insieme a Giovane Mangaka, chiude il testo di autori giapponesi: Atsushi Okubo, autore di successi mondiali come su la sua prima opera a essere serializzata, e Fire Force. Amante di musica e di videogiochi, Cutter, designer, autore best seller. Uh, almesso Okubo, vabbè, almesso Okubo, Locquerò in 6 Games, dedicare una mostra a Palazzo Ducale. Inoltre sarà protagonista di un incontro col pubblico e sarà presente al padiglione Panini, Cavallerizza. Ovviamente con dei metodi di estrazione per ottenere l'autografo incredibili, assurdi, proprio con un pensiero fuori dagli schemi, out of, out of the box. Io, io non, non credo però che parteciperò a quelle, quel tipo di pantomima, non perché sarà una pantomima, ma perché proprio non mi interessa molto. Un pregio c'aveva secondo me Ocubo a livello di mh, impostazione e di stile, ed era quello di inserire un sacco di dipegnute con le zinnone all'interno dei suoi capitoli. Purtroppo, dopo una certa insuita, ha smesso di fare pure quello: il Fire Force lo fa un po' col contagocce e ha perso la, la grande attrattiva che esercitava, secondo me, sulla buona parte del pubblico. Poi sì, c'ha quel fare molto egico di mezzo la follia, i sorrisetti, ha eh, 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 35.000 denti, però è sempre un autore che secondo me non è mai <coughs> stato davvero capace di fare il salto di qualità di coniugare un tratto davvero dinamico, accattivante, graffiante ed interessante con una storia che poi esprima anche in termini di narrativa uh, l'impatto che hanno quei disegni sempre un po' smorzata secondo me non ha tutta questa forza i fumetti di Ocubo, se devo essere sincero Grandi Ospiti avrà quest'anno anche il mondo dei videogame con un programma culturale di grandissimo piano Sarà presente Yoshitaka Amano, illustratore di character design giapponese, eh, creatore dei personaggi iconici dell'animazione mondiale come Gatchaman, Tekkan, Space Night e Keshan, eh, famoso sia per i film di animazione come Vampire Hunter D, sia per aver filmato il logo e le illustrazioni della più nota serie Final Fantasy. Credo anche il character design di alcuni dei primi capitoli, se non vado errato. E poi, vabbè, tra l'altro, si è anche dedicato in un'animazione più sperimentale, facendo sia dei corti che dei lungometraggi. E io su uno in particolare voglio fargli la domanda per vedere se mi fa un sorrisetto, come a dire guarda questo vede fa l'hipster che si va vale, a vedere un film che praticamente ci siamo visti solo io e mia madre, e persino ma come si è rifiutata di vedere. Fatta scoppiate lo stomaco, ovvero che è davvero un polpettone incredibile, però molto molto particolare in termini di uso della tecnica, è davvero un trip di acidi assurdo. Sono... sono curioso di vedere di... se posso incontrare anche lui. Se possiamo incontrare anche lui perché sarebbe interessante poi fargli delle domande anche su come è cambiato un po' dal suo punto di vista l'animazione giapponese. Perché è uno che ci ha sempre lavorato in maniera un po' collaterale. Scusate, beh, avuto un dolore incredibile. Tipo all'intersezione della gola qua. E, perché comunque uno che ha vissuto tanti anni di, di cambiamento dell'animazione giapponese L'ha sempre vista in maniera un po' collaterale Senza farne davvero parte in maniera centrale O da dipendente di qualche studio e quindi e adesso tra l'altro è uscito una nu nuova opera In cui l'originale caratteristica mm, è nessuno sorpresa? sarebbe interessante poterci chiacchierare un po' Poi, 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 il festival festeggia i 50 anni di Atari con Nolan Bushnell, fondatore di Atari e nominato dal New Sneak come uno dei 50 nomi che hanno cambiato l'America. Credo che sia il primo coin-op su larga scala. Beh, sì. Ovviamente sapete che io non ho una grande passione nei confronti di videogiochi. Eh, credo comunque che per chi è anche un videogiocatore di vecchia data sia un ospitato. Da non perdere assolutamente. Se è uno di quei nomi no, che hanno un po' caratterizzato. La vita videoludica di tante persone, Davide Soliani, creatore, creatore di, uh, director di Ubisoft, creatore di Mario, Plus, Redbits, Sparso, Vop addirittura, uh, conterà tutti i tue del suo lavoro, accompagnandoci nella visita della mossa dedicata proprio a quel gioco, che immagino, però, differentemente dalla mia profana considerazione di poc'alzi potrebbe in realtà essere proprio un capolavoro. Altri due artisti arrivano dal mondo della comicità Made in Italy saranno infatti a Lucca grazie a Prime Video, Lillo Petrolo e Frank Matano per presentare il loro nuovo show Solo Lillo, la loro serie all'italiana, sul pubblico personaggio di posa disponibile in esclusiva del Prime Video del 2023. E prova a prova Sassa! Sa. Come di show sull'improvvisazione, in esclusiva su Amazon Prime al 2 novembre, con Frank Matano nei pani di conduttore affiancato da quattro grandi comici e ospiti fissi dello show. Ok, Beh, Lillo già già perché, comunque, Volentieri è un fumettista. Ha, ha fatto dei fumetti e li fa da tanti anni, comunque, li fa parallelamente al suo lavoro di comico, ma. Eh... Vabbè, ormai è una cosa su cui, ragazzi, ci siamo fatti tutto il callo. Le, le fede del fumetto, per, anche per sopravvivere e per le più persone possibili hanno sempre bisogno di interessi collaterali che si mischino con, continuamente e si intreccino tra di loro in una vagnatela continua di contatti. Uh, perché, comunque, anche velegarsi soltanto a determinati argomenti non è positivo, secondo me, proprio per la diffusione di, degli argomenti che ci stanno più a cuore. Eh, certo, poi magari i fumetti animazione vengono sempre messi in ombra da questo tipo di ospitate che sono sempre quelle a cui poi eh, per forza di cose si deve dare un occhio di riguardo, una luce più forte del palcoscenico. Eh, però ehm, è sempre la mh, pratica mezzo hollywoodiana di utilizzare i blockbuster per continuare a finanziare i film di nicchia, che per carità. Sapete anche come la penso in questa maniera: eh, bisogna che ci sia interesse anche per le cose di nicchia, se no quelle comunque non le fanno. Speriamo che questo tipo di pratiche in realtà poi si rivelino proficue eh, per Lucca e per l'identità che vuole mantenere presso il pubblico italiano. Anche perché poi, comunque, è una, è una manifestazione di cui si parla a livello nazionale, sulla televisione, in tutti i media, devi scendere in a questo tipo di compromessi. E certe volte è anche benefico farlo. Matteo Rovere eh, racconterà eh, Romulus 2 La guerra per Roma. Matteo Rovere, regista, io purtroppo non, non lo conosco molto bene. A tema horror sarà invece l'appuntamento con Roberto Recchioni. Che presenterà a Carne Fede il suo primo lavoro da regista prodotto da ad Adrian Entertainment e da Tom Productions. Sì, perché se già non aveva fatto abbastanza cose, Recchioni si è voluto buttare qui nel mondo del cinema con un cortometraggio. Se non mi, se non mi ricordo male, se non vado errato. Io non lo vedrò. Eh, come non leggo un sacco di, di cose di Recchioni, da praticamente madre Morbi, credo. Che me era piaciuto, però poi non è un autore. Per nulla delle mie corte, proprio con un gusto opposto al mio. Ma la programmazione della Via Movie non finisce qui. Abbiamo già annunciato, e questa è l'altra bomba in realtà. Di Lucca, l'anteprima di, di One Piece Film Red con la presenza del regista Goro Taniguchi, il regista di Codgia, ricordiamolo sempre perché non siamo mai ce lo dimentichiamo e di Lampil con la partecipazione di Lucca di tutto il cast internazionale in collegamento al Teatro del Giglio con tutte le sale cinematografiche italiane e di Dragonero di cui prossimamente condivideremo ulteriori dettagli Dragonero cosa sarà? Una serie animata? O mi ricordo male? O era forse un motion comic? Come hanno fatto per Orfani Perché se è una serie live action, se è una serie tv, spero ci abbiano avuto i soldi Sapete, fare comunque i drammi cap e spada. O fai fantaghiro e ci deve avere dietro uno come Bava che gli effetti speciali. I costumi si affa. O sei alla deriva. A lui avevamo anticipo. Eh, Tani Cucci. Soffermiamoci un attimo perché io quello lo devo intervistare. Cioè, ci devo parlare un po' anche perché non è azzecca uno dalla vita. Eh, tuttavia, Oppiss uh, Red è il suo incasso più grande. Cioè la butto così perché non ho fatto delle comparazioni, eh, degli incroci no, per vedere se effettivamente è così, ma a me almeno anche da quanto è andato bene ai botteghini sembra che possa essere davvero così. Adesso leggiamo gli ultimi e poi devo mandare il link a, a Sig perché non l'ho fatto. C'è una cosa che non mi ricordavo. Mi sto dimenticando questo fatto. Che cosa è successo? Non ho mandato di link a <ride> ecco qui. <ride> che poi ce lo dovrebbe anche avere, ma non so se si ricorda. Sì, sì, moglio ma lo mando. Un momento. Tanto non dovrebbe essere ancora arrivato, ragazzi. Non, uh, doveva arrivare verso le 19.15. Che prima un l'impegno. Quindi, con calma, con calma. Tanto se deve aspettare, aspetterà. Questa è la mia live! Si fa con la mia pigrizia e i miei difetti. A lui avevamo anticipato che CD Projekt Red ha scelto Luca Comics and Games per celebrare i 20 anni di attività. Dal quartiere generale di Villa Bottini, gli, eh, gli amici di CDPR popolano il progetto Museo e Art Gallery, un percorso artistico interattivo dedicato ai due decenni dell'azienda. Coinvolgendo il pubblico in una caccia al tesoro in un community party Dedicheranno incontri a Cyberpunk e G-Runners e a Cyberpunk 2077 con i professionisti che hanno reso grandi questi titoli. Ma la celebrazione non finisce qui. Il 28 ottobre, al palazzetto dello sport, un concetto creato ad hoc E vabbè, eh, poi sarà dedicato a The Witcher. Bla bla bla. Ma a noi quello che ci frega qui è la presenza. Ovviamente, gli oscillari che. Stranamente non mi sembra Abbiamo riportato Perché? Anime Click, cioè la, la, la cosa più rilevante di tutta, tutto il padiglione di CDPR non c'è Non mi sembra ci sia manco sotto Boh Vabbè, noi, noi lo sappiamo, ci sarà il buon... Gli oriuscinari con sua moglie. Beh, con la sua influencer. Cilipe, Vabbè, sì, poi per il resto, oltre magari a tornare bambino a lamentarmi di, di, di questo fatto, ascoltando i concerti o oh, probabilmente di, di Giorgio Vanni perché Giorgio mi ci trascinerà. Zero Calcare sarebbe bello comprare il fumetto nuovo perché poi tipo Cabone Comane Colling non l'ho ancora mai letto. Eh a me comunque è sempre piaciuto. Però, 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 l'altro che mi interessava davvero, davvero tanto. E che come vi dicevo prima ha costruito la mia infanzia. L'avevo visto prima Giorgio Mita Junior, ragazzi. Giorno Mita Junior, cioè. E io sono un po'... Tornato bambino, il bambino che leggeva Spider-Man da piccolo con l'avandi strasischi, con quei disegni quadratissimi meravigliosi, le espressioni stoiche. E poi quando ho ricominciato a leggere Capitano America col Marvel Now che c'era lui fuori forma ma comunque genuinamente lui. Eh, sarebbe davvero bello ma sarà un casino come è, com è sempre poi per gli autori di questo peso. E poi ci dovrebbe essere cosa per Lady Oscar uno ad uno cosplay. Vabbè. Fare una, una mostra è... troppo complicato Però ci dovrebbe essere Ammo Segli Oshita Kamano Che è una bella roba. Allora, un attimo. Telegram. Telegram. Vi vedrete per un momento i cazzi miei. Ma vabbè. Anzi no, non ve li voglio far vedere, i cazzi miei. Siate discreti nella vita di mando così in incognito telegramme ok boomer perché ho becco ok boomer non è una questione di praticità è una questione di priorità più che altro si fanno con calma le cose che dovete sempre affettare ragazzi non dovete essere così Rapidi, la, la società vi sta mangiando il cervello. A questa velocità. Dove cazzo è Alfonso? Eccolo qui. Che poi mi mette sempre una paura fottuta perché non entra mai su Telegram. Sì. Quindi è sempre un all'otto. gli tipo di sempre la domanda ma mi risponderà. Oppure quando mi risponde. Che è la cosa che di solito la gente fa con me. E quindi non sono abituato a essere in questa posizione, capite. Meglio non mostrare telegrammi e altre cose in live, sì, ma io me, me ne sbatto, voi, coglioni, Cattatevi. fate quello che volete con le mie informazioni personali, non valgono nulla, voi sopravvalutate il mio valore nello status quo. Italo, ma la Japan Town dove farete la conferenza, dove sta? Caro Luca, dovrebbe essere nella zona Fiere, a quanto ho capito. L'hanno inserita l'anno scorso, quindi io non ne so assolutamente niente. Non essendoci stati, non abbiamo visto effettivamente con i nostri occhi com'è la zona, poi com'è gestita, però si tratta di un polo fieristico in pratica a 20 minuti di cammino dal centro storico, che è solitamente dove si tiene il grosso della fiera. E... In altri tipi di parole, una sorta di ghettizzazione dei fan di anime e manga eh, e poi del Giappone in sé per sé, ma dovuta per quanto traffico effettivamente poi c'è in quei termini lì. E... Spero non abbiate sentito i ping, ma sicuramente l'avete fatto, questo è il problema di internet, quindi lo tolgo. Poi il buon Alfonso entra quando gli pare a lui, buon Sikh, perché insomma anche se pubblico il suo nome. Il pubblico il suo nome, <ride> non lo sta chiedendo. Sì, l'ho tolto, l'ho tolto, l'ho tolto. Eh, tranquilli ragazzi, sono uno streamer avanzato. Non solo come Giaggio che adesso sarebbe facendo Ebba, eh, ma come le tolgo adesso? Eh, devo mettere il muto qui alla fonte interna? Oppure devo cambiare. Come faccio? Sono Giaggio, sono un incapace tecnologico. Senza Paolo non ho direzioni. Il fatto è che lunedì vengo, ma non so un cazzo di Luca. Beh, Luca, in realtà è molto facile, secondo me, orientarsi, eh. Segui quelli in cosplay. Oppure segui il serpentone di cristiani che va da qualche parte. Non, non sbagli in nessun caso. Perché poi, fortunatamente, ci sono tante mappe. Eh, C'è la possibilità di orientarsi. Di solito ci sono gli info point. Quindi non è facile perdersi in quel di Lucca. Sicuramente è facile rimanere imbottigliati nel, nel traffico. Però negli ultimi anni vi assicuro che rispetto a quando ci andavo io le prime volte è migliorata proprio in maniera infinita. E migliorerà sempre di più, almeno spero. Perché proprio le prime edizioni che mi sono fatto io, nel 2010, nel 2011, era invivibile. Si trattava davvero di fare un metro in mezz'ora. La gente non, non passava, non, non riusciva a circolare in mezzo alle strade, c'erano troppi padiglioni messi in maniera scomoda, a creare corridoi di gente e cose simili. Però, nel tempo hanno trovato il modo di riuscire a sezionare la mappa in maniera tale da non creare troppi ingorghi, almeno per poi i vari giorni in cui ci sono stato io. Eh, di solito quelli in cui c'è meno calca ovviamente sono sempre i primi perché è il mezzo della settimana e la gente ovviamente preferisce farsi il weekend. Però Luca sarà sicuramente una bella esperienza, questo lo posso assicurare al 100%. È eh, Sempre bello vedere come Luca si trasformi durante quel periodo e diventi effettivamente una città interamente dedicata a quell'evento. Non si fa praticamente nient'altro. Almeno a livello percettivo, diventando diciamo, per quei pochi giorni anche noi abitanti di Lucca. Io ogni tanto, comunque, ragazzi, controllo se poi uh, entra il buon sig. Che così poi lo metto. Dovrebbe essere la sua ora tra pochissimo, Iro. Con che coraggio ti guardi lo specchio la mattina con quel naso rosso e il cerone con il coraggio di un uomo vero. Con il coraggio di uno che alle Termopili avrebbe detto a Leonida: Sì, ma tu sei veramente rigogliolito. Ma quelli sono 10.000. Noi siamo 300. Ma come fa? Ma Scappammo. Ma, 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 ma andiamo, ce ne prendiamo una, una nave per il Marocco. Pago io, non ti preoccupare. Italo Mastopass. Ragazzi, anzitutto, se volete fare parte dell'entourage di Animati Time, c'è bisogno di un pedigree di tutto rispetto. C'è bisogno, come ti dicevo ieri, di portarci le borse e di essere rispettosi al 100% con noi. Cosa che tu fra non saresti mai. Neanche forzandoti. Proprio non è nella tua indole, non, non saresti tu. E non voglio neanche forzarti a essere una persona che non sei. Quindi te lo puoi scordare da adesso proprio in avanti. Non daremo mai il pass. Anche perché comunque abbiamo vino, le borse ce le porta lui. Non abbiamo bisogno di nessun altro. La macchina, cioè la gomma, quindi veramente... tranquilli, tranquilli. Grazie a Napoleone e Giappone, lo facevo tranquillo in 10 minuti con la calca. Basta stare per camminare. Eh, Vino, la differenza tra me e te è che tu, eh, questo saper camminare, lo interpreti nel senso siciliano dell'espressione: ovvero facendosi a spallate eh, dicendo scusi, 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 mia cioè, mia mamma che sta morendo, eh, mio, fr mio fratello ha perso un braccio, eh, mio figlio è all'ospedale, gli mancano tre anni di vita, cose, cose simili. Come faceva Paolo con le file. Mi ricordo quei momenti meravigliosi in cui Paolo camminava distrattamente e saltava davanti a tutti. Proprio cose che, che ti fanno capire no, l'indole vero della persona. E anche il contesto in cui è cresciuto, non offendendo in, in nessuna maniera Palermo eh, per nulla. Io sono nato nel, nel serenitano. Comunque, bene o male, avrei potuto prendere questo tipo di influenza. Però bene o male, mi sono sempre stati rispettosi nelle file. Anche a Garda, non c'eravamo 4 ore per salire su quei tronchi di merda che poi duravano 5 secondi. Eh, quindi, ho avuto il uh, valore della pazienza con uh, le file, purtroppo, perché poi non c'è con, con nient'altro e non si sa come funzioni Io avrò 10.000 euro nello lo zero. Borse, col cazzo che ve le porto, e eh, No, è vino. Ormai hai firmato eh, il contratto, sta lì. Se non lo fai, c'è la pena di 10.000 euro e 4 case da pagare. E poi io non mi ricordo quante ce n'hai, ma ne avresti molto di meno. Quindi, a coscienza tua, eh? A coscienza tua, che io 4 case a Palermo eh, le vorrei anche adesso. Italo non ci saresti arrivato alle termopili A Sparta ti avrebbero tirato fuori dalla coppia alla nascita Ma io da bambino già ce lo sai benissimo Ero be be bello paffuto Ero proprio bellino Poi non si è capito che è successo È andato tutto storto Devo ancora trovare il punto in cui è andato tutto storto Il punto di svolta della mia vita è negativo Però io alla fine pesavo tipo 2,5 chili e mezzo Ero sanissimo Ci sono mie foto Biondo con il pancino Tutto con le guanciotte quanto ero bello da bambino, ragazzi, è un top model. Non ho capito perché i miei non mi abbiano provato a far fare tipo il provino come testimonial uh, dei. Come si chiamano le barrette kinder? Era uguale tipo al ragazzino. C'aveva anche un sorriso meraviglioso, magnetico come il suo. Non potremo mai essere quelli che eravamo da B. Che brutto. Perché gli devi portare ad alcuno video, Luca? Ehm. Non ce l'ha vino, strano. Pensavo che questo tipo di cose ce l'avesse tutte quante. Che ce l'ho addirittura io, poco sta, una miseria. Dov'è l'ospite, Latita? Latita, cara Andrea, ancora non è arrivato. Ma. Che già volete sostituire con il Buon Sig. Già siete stufi di me. Già non c'hai domande su Batman, sull'animazione americana, Andrea. Non hai nulla in merito. Tra l'altro io non mi hai neanche risposto all'accusa. No, non mi hai detto non hai smentito. No, non sono io il poster, Non hai affermato di esserlo. Qui c'è qualcosa sotto. Chi si sta zitto è il primo sospettato. Se lo chiedessi io, mi daresti il pass? Ragazzi, ma che c'è deve seguire una banga? Cioè, la prima volta che ci dicono ci dividiamo i pass per voi e per gli accompagnatori, i buoni pasto, eh, il posto auto, queste cose che ci fanno sentire dei veri ospiti, voi dovete subito approf approfittarne come dei avvoltoi, come dei rapaci che si avventano sulla carcassa, fresca, fresca. Un attimo, fateci assaporare questo momento di vittoria, poi cerchiamo di dare un contentino anche a voi che ci seguite da tanto tempo. Poi, ragazzi, ci sarà modo magari di farmi bucare, di truffare l'organizzazione di Luca. Vedete, sto scherzando, non, non è vero, non lo faremo mai. Non mettetevi in testa questa cosa perché, poi sono sicuro che se frase di una cosa del genere, appena mi vede a Luca, fa: Dai, tolo, dai tolo, mi fa entrare, mi fa entrare, mi fa entrare. Dai, lì a quello che sono, tipo, eh, il più grande anime critic del pianeta, sono neozelandese, gli, gli parlo in albanese, non mi capisce. E non voglio che succedano queste cose, perché poi mi sentirei molto in difficoltà e sarei quasi costretto a farlo. Sono Andrea Bate, spettatore del mio X di Amity Time. E non ho ancora aperto un canale Februoti di Amity Time. Grazie. Però questo no, non toglie i nostri dubbi, Andrea. Lo siamo ancora convinti che sia tu. Perché più che altro non, non ci sono altri sospettati <ride> Cioè, chi, chi altro può essere? Chi è che, che, che fa i rimontaggi delle clip? Esci fuori, vieni allo scoperto Anche perché poi si creano quei, quei momenti tipo come è successo con Flapjack Che ci scambiano per voi, no? Per i poster. <ride> Quando noi non ce l'abbiamo, stavolta. C'è stato Giorgio che me l'ha proposta, Ha detto: Guarda, forse dovremmo farlo pure noi. Dovremmo iniziare a ripostare le cose. Iniziare a tagliare magari i momenti che troviamo più interessanti. Tanzino. Sì, no. per no. <ride> un impegno. cioè, troppo non necessario. Che secondo me ci va a far distogliere ancora di più il focus dalle cose principali. Che poi sono i contenuti che dobbiamo portare ma se dice che se vendono l'anima al diavolo, Danietto non annuncia questo contattacco porno russo a Lucca. Beh, fra, non è ottavo produttore, quindi la speranza c'è sempre. Finché non è quella serie ed è di Gundam, cazzo ne la considera. Non so a questo Lucca. Magari più in concomitanza con un qualche tipo di evento ricorrenza. Poi magari... Proprio adesso è il trentennale del contrattacco, il venticinquennale del contrattacco e non ho la più pallida idea. Che lo sapete, guardate, sono una frana. Però lo, lo vedo più incline al farlo quando c'è un motivo specifico per farlo. Questo, Luca, sicuramente. Mi... Qualcosa su Gundam posso aspettarmela, tipo un'edizione fisica di Hathaway, che non so se è stata già annunciata, oppure di. Della Strega, un doppiaggio della Strega, una cosa del genere. Voglio ricordare i scarichi che non posso ascoltare bene la live. Va bene, Andrea, non ti preoccupare. Parlerò molto forte. Così da travalicare le barriere della tecnologia e delle radio. Come si chiamano le onde radio? Sto dicendo radio elettromagnetiche. Che non c'entra un cazzo. Ma scusa, fate pagare a Paolo un editor che vi piace. Secondo me vi servirebbe. Batflax secondo te il palo sarebbe disposto a scaggere l'aura per un editor? <ride> Io non credo proprio Poi ti dico, l'editing che fa il ragazzo per quanto minimale sotto certi punti di vista ci sta anche Deve ancora capire bene quando tagliare e quando fare gli zoom E perché soprattutto tagliare e fare gli zoom però quello si acquisisce sempre con l'abitudine, eh, più ti ci metti sul programma di editing, più secondo me capisci e affini le, tec le tecniche di taglio, no? Io per esempio adesso sto utilizzando Premiere eh, ed è un casino rispetto a Vegas. Non perché sia più complicato, ma perché devo utilizzarlo in maniera completamente diversa rispetto a come facevo prima. Eh, per esempio Premiere ha un uso molto più esteso del mouse, eh, la tastiera la utilizza in maniera differente, la timeline ha delle funzionalità che Verath non ha. E, però adesso sto prendendo l'abitudine e per esempio riesco a fare il taglio un attimo migliore. Poi, per, per me, comunque c'è già l'esperienza per essa, per carità. Ma è sempre difficile all'inizio riuscire a masterare un programma di editing, soprattutto se lo fai da autodidatta. Poco il tempo. Dipende anche dal tipo di programma di editing. Ciao, Elena Patata, lo so che sono il tuo idolo, lo so, lo so. Dovresti erigermi una statua di, di bronzo, di rame. Perché non mi merito un materiale più costoso. Allora, mi ha scritto Sig, dovrebbe essere tanto, sta accendendo il PC, quindi lo aspettiamo. E questa ultima mezzetta la dedichiamo alla sua avventura nel mondo malatissimo di Mamoru Sì, Angelo, la strega è CR, però sappiamo benissimo che uh, ci, ci può sempre essere un modo, no? E abbiamo visto di recente con diverse operazioni Perché non Gundam Che comunque storicamente è sempre stato legato a Dynit E su cui alla fin fine Cavazioni Squad hanno sempre fatto Un lavoro abbastanza discreto Poi anche Attaway per esempio è di Netflix Dovevi dire pure quello Da Vinci l'hai mai usato? No, da Vinci mai Non mi ci sono mai messo Anche perché sui miei computer precedenti Non girava molto bene su questo, cioè, ho preso Premiere proprio perché sapevo che potevo fare un attimo il, il salto, in quel senso là, no? Sul precedente utilizzare gli effetti era un po' un casino. E per questo usavo anche Vegas che era più leggero e meno carico di preset e cose simili. Però quelle robe lì col, con l'editing aiutano tanto perché il poter avere un programma preimpostato che in pratica mi fa i movimenti di macchina gli zoom da, da solo senza dover poi farlo meccanicamente io automaticamente io è molto meglio mi riduce anche il tempo di editing la pazienza mi aumenta le possibilità in termini di visione di quello che voglio raccontino le immagini è molto molto utile per me comunque se montate io penso sia cioè il top assieme poi a Final Cut, perché usava Mac, era per Mac, no? Cosa mi dici di War Trigger? Chiede Porfoviglion. Non l'ho visto tutto, e avevo letto qualche capitolo del manga un po' a tempo perso, però è proprio un tipo di storia che non mi ha preso, se devo essere sincero. Carino il provare ad uno spin differente, con un'atmosfera un po' più cervellotica, un approccio più tattico, il protagonista debolissimo che deve utilizzare il suo cervello piuttosto che la sua forza. Però sono cose che secondo me rimangono mo molto superficiali e non hanno un vero corpo all'interno della storia. Poi magari prosegue con degli svolti davvero eccezionali, degli sviluppi che mettono a nudo diverse criticità del battle manga e tutte queste cose qui che mi sono verso. Dai primi capitoli delle mie puntate non sembrava remare verso quella direzione ma più verso l'essere... Un manga per ragazzi che vuole mostrarsi diverso, però alla per fine dei conti è un po' sempre la stessa cosa. Questa è la mia impressione, però non un'opinione definitiva. Allora, eh, probabilmente il computer di eh, Sighe sì è un po' stapane. E infatti mi ricordavo che nelle live eh, in cui era presente ormai. Eh, un annetto fa perché sarà un bel po' di tempo che Sigdon sì, passa da queste parti. Cioè dei problemi di lag. Oggi sarò io a, a sbeffeggiarlo. Malamente. Però ancora non sta arrivando. Strano. Vabbè, vabbè, noi aspettiamo. Non è un problema, abbiamo ancora un sacco di tempo. Vabbè, come ho scritto, 4 minuti fa glielo devo dare pure il tempo. Sono stronzo io che ho sti tempi radiofonici. Mi puoi capire e dire cosa non è piaciuto di Golden Time al pubblico, non l'ho capito ancora. Guarda, pure io in realtà, mi sembra che uh, Golden Time sia stata sempre una serie che ha un po' diviso il pubblico. E ti posso dire perché non è piaciuta a me, che comunque mi sono fermato sempre, anche qui, al quarto episodio, perché a livello di emozioni e di relazioni mi sembrava troppo esagerato, troppo repentino e proprio troppo. Mi sembrava voler buttare una marea di cose alla rinfusa in faccia allo spettatore, senza dargli poi un ordine o un senso preciso. E anche cose che proprio per come sono presentate nella serie hanno una sorta di valenza trash, come la presenza di questa nana fittizia che sembra proprio il personaggio di Nana, ma non è il personaggio di Nana. Ma in realtà è il personaggio di Nana. Ma non è il personaggio di Nana. Sono cose che mh, Francamente non mi hanno fatto prendere sul serio la serie E non sono poi Neanche riuscito a entrare nell'ottica Che racconti una vita realmente collegiale Realmente universitaria Anche quello mi è sembrato uno sfondo Per alzare un po' il tiro E raccontare delle cose anche un po' più mature Però senza la serietà Di chi poi le voleva raccontare Con maturità appunto e Poi vabbè a me non piace neanche Toradora Eh quindi c'è un po' un bias, forse, nei confronti l'autore, di come vede anche lui i rapporti amorosi, di come si possono costruire, eccetera, eccetera. Più altro, il problema di World Trigger è che c'è un torneo di selezione che sta durando veramente troppo, e eh, vabbè, fendi foglia, io ti ho detto due secondi fa che... Ho visto le prime puntate, ho letto i primi capitoli. Che cazzo ne so di che stanno a fare adesso. Cioè, poi, come fai a valutarlo eh, per quello che sta andando in onda adesso? Non, non lo so, non lo so. Insomma, col termine di selezione di cosa? Cioè, quindi. Poi, però, su... Porfaviglio, porfaviglio, su Golden Time, io sento comunque tante persone che l'hanno apprezzato. Perché... Proprio in maniera opposta a come l'ho visto io, l'intensità di quelle emozioni l'aveva la convinto un sacco. Proprio questo sbatterglielo in faccia gli aveva fatti sentire genuine e anche profonde sotto un certo punto di vista. Mi ricordo che ci fu un litigio proprio furioso. Uh, vabbè scusa, vi continuo a leggere in quella maniera perché penso di essere rispettoso nella pronuncia, però, scelo perdere. Paviglio, Paviglio. Um, c'è stato un litigio proprio furioso. Un amico di Giaggio che saluto. Ciao carissimo Orli, perché a lui era piaciuto molto. A me, a Paolo per un cazzo e in un video che avevamo fatto con Giaggio ne avevamo parlato demolendolo proprio distruggendolo senza sapere anche perché poi l'aveva allora, visto tutto quanto non gli era piaciuto proprio per, per nulla e questo amico di Giaggio proprio si era incazzato al punto quasi da togliermi il saluto. È eh, arrivato proprio a dire: eh, Guarda, eh, puoi rimanere nel gruppo qui con noi, nella chat di gruppo. Eh, però io davvero no, non voglio più parlare con te. Non parlerò più con te. Puoi proprio non considerarmi più perché non riesco ad accettare questo tipo di opinioni. Ho eh, dovuto abbassare un attimo il tiro perché stava sono diventando veramente tragica la situazione. Poi è un tipo molto sanguigno il buon Oli che, che vogliamo bene anche per questo Io lo sto iniziando ad andare un po' per disperso Il buon Sig Perché ormai sono passati 5 minuti Lui mi ha detto sto arrivando Io mi preoccupo ragazzi Mi, mi preoccupo Perché non, non sono abituato Ad aspettare le persone solo Che fa aspettare Uh, Daskmade of Amnesia Non, uh, non l'ho visto, lo conosco ma non l'ho visto. Uh, im uh, immagino tu sia uh, più o meno della mia generazione comunque queste tutte robe abbastanza vecchiotte Comunque almeno di un, di un decennio fa eh, che giravano bene o male la community nel periodo del 2010 Queste cose qua. Golden time era proprio cos'era 2014-2015 Se ne parlava abbastanza all'epoca sono stati 9 minuti ragazzi, eccolo qua, è arrivato, è arrivato, è arrivato. Allora, ho detto che è arrivato. Eccolo qua. Buonasera. Ciao, ciao, bellissimo. Ci metto più. Buonasera, guai. buonasera. Così, ma siamo più belli. Come stai? Come stai? Bene, 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 non c'è male, dai. Tutto ok. te? Eh? un bel po' di tempo che non ci vediamo. c'ho la lingua un po' annodata, il è difficile. E... Che mi racconti, che mi racconti, prima poi di entrare nella, nella marchetta vera e propria, nel parlare un po' del saggio e poi anche di altre cose, perché come hai visto è uscito il tele di Ramu. e volevo vedere anche tu un po' che cosa ne pensavi, magari ce lo vediamo proprio insieme. Che, che cosa stai facendo in questo periodo, come ti va la vita, progetti anche collaterali? Ma, Ma dai, non mi lamento, non mi lamento, tutto, tutto ok. Sto, sto pensando, sto continuando a cercare idee per contenuti da fare, per video da fare. Sto pensando anche a come ampliare il progetto, il progetto, YouTube, fare altre mm. cose. Ma, insomma, sto valutando anche altre opzioni. Soprattutto un Twitch, non, non mi dispiaceva l'idea eh. di, di aprirmelo. E lì serve sempre un piano. È che ho visto che. Eh sì, esatto. Ho visto però che anche tanta gente sta venendo via da Twitch. Sì c'è stato poi un calo generale ne parlavamo un po' di tempo fa proprio della piattaforma ma a livello globale si parla di mm. un milione e mezzo mi sembra di persone che comunque non seguono più con assiduità la piattaforma come facevano prima ma è anche fisiologico giustamente dopo un interessamento così intenso alla piattaforma, dopo anni che poi soprattutto ha, ha affunto da passatempo per la pandemia, adesso la gente esatto. è tornata ad avere tante altre valvole di sfogo e può utilizzare tante altre trasmissioni, poi podcast si sono diffusi pure eh, a livello di Spotify eccetera, quindi c'è tante alternative adesso. Eh, infatti sì, avevo pensato anche a Spotify per, eh, per trasformare qualche, qualche contenuto in un podcast, mm. tipo eh, il problema di, di Spotify sono le musiche, è un, mm. è un po' più difficile da gestire con le musiche, YouTube ancora ancora te la cavi, ma sono un po' più fiscali, giustamente anche, nel senso. Sì, sì, sì. Ma è... Devono tutelare comunque anche che ci guadagnano l'oro esatto. sulla, sulla musica. E ragazzi, eh, adesso cambio un attimo il, il microfono: soltanto un secondo, Ho alzato un pochettino il mio, abbasso un pochettino. sig sì, ditemi come si tira adesso. Ma una... ah, sì, ditemi anche se si sente bene. Se devo. Sì, in so, caso, si, in un caso comunque sente? gestisco io. Mo ah, vediamo okay. un po' e valutiamo i vari volumi. Che poi non sono Paolo che c'è il mix e purtroppo quindi devo fare tutto quanto da OBS. Eh, ti fa però una domanda: il buon fra. Eh, chiedendoti sì. visto che sei un king, quando lo fai il video su Gamba, che Bob ti se pure a dedicare un sacco, animazione comunque ogni 80, anni 90, come. Alla fine, sempre fatto quindi un gamba ci starebbe proprio. Lo devo fargli anche perché me l'ha pagato il video. <ride> ok, eh, non lo so. Adesso ho in cantiere uh, 3-4 video su roba tipo anni '80 e '90, <ride> un, po', un po' di quella di nicchia che mi sa eh, che conosceremo proprio... veramente in pochi. Sì, 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 sì. Un eh. paio di robe volevo farle su, su cose diciamo belle, mm. prodotti belli, insomma, che meritano. Ma un paio anche su, sai, quella proprio quell'immondizia che si è persa, quei rimasugli, no? E come Kite. Degli anni 90. Come parlato pochissimo tempo fa. No, beh, ma Kite è una bomba. <ride> Altro che... Cioè, una bomba di sterco. Poi l'ha lanciata beh, con, con forza contro la metrata. Bah, possiamo discuterne. Ma è una trisciata, comunque. Un Continua a susseguirsi di cattivo gusto sul cattivo gusto. Eh, però c'è stile in quel cattivo gusto lì. Eh, sì, secondo stile sì, sì, visivo soprattutto perché a livello di narrazione comunque. Ma no, vabbè, ma la storia è quella che è. <ride> ma sì, a livello, ma sì, ma a livello di storia siamo tutti d'accordo. Però cioè, a livello visivo, tanto di cappello, eh. Sì, sì, sì. Anche è è dietro per tutto il pensiero che ci ha fatto, e gli animatori che ci sono. Eh, è pazzesco. Vabbè, vabbè, pure io no, mi sto recuperando un sacco di, di merda degli anni Ottato, UAV proprio dimenticati dal tempo. Ma è bravo, sono gli UAV. Sì, è, sì, è proprio sì. tutta la fetta del mercato un video, ti regala di quelle robe che... Altro sì. che alla gente si lamenta che adesso ci sono gli anime brutti, quelli <ride> erano brutti, eh, quelli. E la cosa brutta è che c'erano tutti gli anime brutti perché c'era la libertà di sperimentare e di fare un sacco di cose diverse. Mm. E quindi eh facevi sì. anche un sacco di merda, che giustamente dai, potevi fare tutte le idee e che beh. ti cascavano per, per gli occhi, le, ti avevi formato al cappello quei bigliettini e ci facevi l'anime sopra. Eh, per arrivare alla roba bella, la roba figa, dovevi fare tipo 10-15 tentativi di schifo, di porcherie. Sì, 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 ce n'è per esempio uno che mi pare si chiamasse Yurei Club che ho visto recentemente dove ci sta questo club scolastico di una scuola di elite che fa cose. È tipo uno sked, dan uno sked dance però degli anni 80 e soprattutto per i ricchi. E a una certa gli capiscono il cane e loro devono andare a salvare il cane e succedono cose incredibili <ride> tipo lanciarazzi, esplosioni. Ma... Cioè, è proprio una roba fuori di testa. Oppure ci sono certe chicche per me veramente esilaranti a posteriori, come un V che si chiama 19. Di mi sembra una o due puntate dove nella primissima puntata eh, verso il minuto 20, grosso modo. Vanno in discoteca e parte Boys, Boys, Boys di Sabina Salerno. Oddio, <ride> io non me l'aspettavo. Oh, questo più. mi mancava. Questo mi manca, devo recuperarlo. Sì, è, è anche abbastanza carino. Parla di questo ragazzo da Tokyo anni '80 che si innamora. È abbastanza romantico, non male. Ma va bene. Comunque, mi gli anni Ottanta sono stati un periodo abbastanza fortunato anche per una certa figura che poi ha maturato il suo stile, la sua visione fino ad arrivare nei 90, a diventare un, quello che è tutt'oggi, è un'icona dell'animazione giapponese, no? E tu hai deciso di scriverci, visto anche il legame che ti lega, un bel saggio in merito. Vuoi parlarcelo sì. un po'? Sì. Vabbè, allora Cosa, cosa vuoi sapere? Non so, vuoi farmi tutto, qualche domanda? Tutto dall'inizio e alla fine, anzitutto, come ti è venuta l'idea? Che comunque è una cosa abbastanza impegnativa. Scrivere un messaggio, sì, soprattutto sì. se porti avanti per una, per una programmazione serrata come la tua? Sì, è, più che altro è tutto il lavoro che ci sta dietro di ricerca di informazioni, ricerca di fonti contattare persone che possano confermare quello che hai letto online, perché sai, un conto è aprire il blog di certo. Tizio che scrive e per carità io sono sempre abbastanza positivo in quelle cose lì, se vedo una notizia non è che mi, cioè parto dal presupposto che sia vera, però se vuoi scrivere un saggio devi quantomeno fare un procedimento di verifica certo. e certe cose sono veramente difficili, difficili, difficili da, da, da verificare, proprio da controllare. Tante cose sono in giapponese e neanche così tante in realtà, e poi c'è qualcosa in francese. Ho trovato, mi sono dovuto far tradurre un sacco di testi da un'amica che studia francese che lo sa. Quindi so. Sì, loro sono Tanto lavoro di traduzione sono abbastanza tradizione. appassionati comunque. Cioè, in francese sì, hanno sì, studiato sì. abbastanza rispetto un po' a centro sì. d'Europa. Ci sono le poche pubblicazioni che ci sono, sono appunto in inglese e in francese, mm. e basta. Sì, Mi sembra ehm... ci fosse solo Tarò che aveva pubblicato. Esatto. Eh, sì, c'è esatto, solo il saggio di Davide Taro Tarò, non, non, non so come si dica il suo cognome. E, tra l'altro, è quasi impossibile da trovare, è sempre fuori produzione. Devi eh, ordinarlo tutto. e non c'è speranza di, 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 di averlo. Insomma, diciamo che è di difficile reperibilità. E poi è vecchio, eh, si ferma ai primi 2000. Eh sì. Non che poi Oshi abbia fatto molto eh, dopo, però insomma, qualcosa ha eh, fatto. Film live action qualcosina. ha fatto qualche film live action sì e anche adesso da poco c'è l'ultima serie sua no tra l'altro anche quella e no comunque l'idea appunto mi è nata proprio da questo in realtà dal fatto che non c'era un... un uno scritto su... sul suo cinema non proprio una biografia completa perché anche il mio non è, non è un saggio enciclopedico, non, non ci sono tutti i lavori di Oshi, Ho fatto una selezione. Mm. Sono partito da quelle che secondo me sono le, le sue opere più importanti e che possono, diciamo, fare da cartina tornasole per avere un'idea generale di, mm. di, di questo regista qua, che secondo me è pazzesco. Quindi non parlo ho... di 26 di Ash per esempio. No, no. <ride> e non parlo neanche di per dirti Uh, quello cos'è insomma bambanzai per dire oh, okay. <ride> no, cioè, no ho fatto un capitolo che è una ho fatto un capitolo che è una biografia completa dove cito insomma quasi tutte le sue opere da un'idea insomma generale di chi è di chi stiamo parlando quello sì poi però nel dettaglio negli altri capitoli ci sono altre opere ma non tutte appunto mm -hmm. che costituiscono il cuore dei capitoli perché l'unica cosa che ho trovato molto simile a quello che volevo fare io è il testo di Brian Rue che si chiama Stray Dog of Anime, il canerandaggio dell'animazione. Eh, sì, molto bello. È un suo, sì, quello è, diciamo che è un po' l'opera più completa che si trova in giro. Neanche Rue ha fatto ogni film, cioè neanche lui ha fatto una roba enciclopedica su tutto. Anche lui si è concentrato su alcune cose più mm. che altre. Sì, eh, però attualmente un po' lista della spesa, una cosa sì, esatto. un po' fastidiosa, citare tutti i titoli, è molto più bello godersi la carriera dal punto di vista del messaggio e della storia che l'ha costruito. Sì, esatto, anche io la penso così. E, e infatti, ho, ho anche contattato Ru e mi ha risposto. Oh. e Ho seguito un suo, un suo seminario online su Zoom. Quindi, insomma, ho avuto modo anche di confrontarmi. Tra l'altro, ho provato a scrivere anche a Mamoruoshi, ma <ride> non, ho... Eh, non ho ricevuto risposta, purtroppo. Vabbè, tranquillo. Vabbè, le... ma me ah, può Ma ovvio. La casella email. Ma non l'avevo cioè, neanche messo in considerazione che mi rispondesse, capito? Ho vabbè. detto, vabbè, ci provo, ma è tempo perso. Ma Va sempre vabbè. bene provare, però. Sì, e... Eh, ecco, e quindi ho detto, ma sai che c'è, proviamoci, vediamo quanto tempo ci vuole. E ci è voluto tanto tempo. Ce n'è voluto parecchio, <ride> quello sì. Veramente vero. tanto. Più che altro anche, come dicevi tu, con le altre cose, perché cerco sempre di stare abbastanza costante con la programmazione, poi insomma ho anche altro. Diciamo che è stata tosta. Certo, è stata tosta. Infatti, un po' ho seguito da dietro le quinte da quando avevi idea di farlo e ci ha voluto un po' di tempo. e Sono curiosissimo di vedere come poi sarà riuscito. Mm. Quindi, per esempio, dei film live action all'interno dell'essaggio non ne troviamo traccia? No, del live action non ho parlato. A parte, appunto, nella parte iniziale, a parte sì, nella parte iniziale dove appunto dico cosa ha fatto in generale, dove lì sì, li parlo anche del. Dei film live action, quelli sia della, della Kerberos Saga, sia proprio gli altri, insomma, quelli un po' più disparati, un po' più distaccati. I capitoli nello specifico sono solo sull'animazione. Mi sono concentrato su quella eh, principalmente. Eh, penso sia anche meglio così: proprio anche per valorizzare l'idea del saggio d'animazione. Eh, sì, sì, mi, mi premeva ossia. mi premeva molto quello più che un saggio sul cinema in generale. Mm -hmm. Concentrarmi proprio su. Su animazione, ok. e Come sta andando la campagna? Soprattutto mi puoi passare il link così lo spammo immediatamente. Allora, allora guarda, in realtà, come funziona. allora eh sì, ehm, siamo. Uh, mancano pochi giorni, in realtà, ma siamo lontani dal gol. Quindi adesso eh. devo vedere mh, cosa succede. Nel senso, non so se sarà. Se rimarrà on demand, quindi a richiesta per chi lo compra viene proprio stampato apposta oppure se proprio me lo annullano lì devo vedere con la casa editrice cosa succede in quel caso eh, comunque sia in, in, in entrambi i casi vedo di eh, rimetterlo o di autopubblicarmelo lì vedremo come com andrà a finire perché mh, il goal imposto erano 200 copie in 100 giorni purtroppo mh, non, non ci sono riuscito vabbè ma me l'ero anche un po' intagliato, nel senso è una cosa veramente di nicchia. Mm, certo. Una cosa molto di nicchia che o interessa o, o fai fatica a, a proporlo anche al, sai, al neofita o a chi non è, molto... non è molto dentro. Un conto è la classica cosa di... superficiale così fatta apposta per, per le masse che magari c'ha anche un po' più di speranza, ma una cosa così di nicchia... Ha veramente vita dura, ecco, mettiamola così. Adesso vediamo se, se, se devo capire perché devo rileggermi il contratto. Devo capire se rimane a richiesta e allora lì vabbè non succede nulla, loro stamperanno le singole copie nel momento in cui viene ordinata, quindi proprio on demand, senza stamparlo e portarlo in libreria. Altrimenti se non passa il se non passa il vaglio, me lo auto pubblico io. Eh. Sì, Amen. In un modo pure Amazon, sì, queste cose qua. Assolutamente, eh. sì, sì, sì. Abbiamo, Devo vedere. Sì sì. sì, sì, sì. Sì, ma poi magari ci sarà pure questa pubblicazione qui e poi in futuro quando sarai diventato uno dei più grandi anime critic d'Italia, assieme a me, eh, ripubblicherai con una grossa casa editrice Il volume. Faranno loro da me okay, allora. Per... Ci contatteranno loro. Eh, alla fine, loro. comunque, non abbiamo terreno facile su queste cose. Anche no, perché con no, i no. numeri che abbiamo noi non è semplice. Pure su tu, comunque adesso su YouTube sei abbastanza grande, eh, purtroppo sappiamo come funziona da quel punto di vista. Quando bisogna poi cacciare i soldi e dare vita a queste iniziative. Devi trovare chi poi è effettivamente è interessato. Eh, e serve sempre un pubblico sì. veramente grande. Sì, tra l'altro poi non è neanche facile trovare un editore. Adesso io mh, non voglio fare nomi e non farò nomi, però gli editori sono… Sì, sì. Terribili, eh. Cioè, nel senso, ci lamentiamo, ci lamentiamo di, di un sacco di cose, ma gli editori veramente… Meno, sì, sì, sì. meno ne ho a che fare, meglio sto. <ride> ho avuto di quelle esperienze. Già trovarne uno… Già. <ride> Sì, sì, è un terno allotto. Infatti, cioè, io da, da solo, per esempio, non sarei mai riuscito a scrivere un libro per nessuno. <ride> Se non ci fosse stato l'altro tipo che avesse proposto la cosa, io obiettivamente sarei mai stato pubblicato. Infatti, non è che abbia avuto problemi con gli editori, ma obiettivamente anche quelli più piccoli che potrebbero avere con questo tipo di pubblicazioni un mercato di nicchia comunque presente non hanno il coraggio di provare ad affrontare questa possibilità e mettersi in gioco per davvero. Lo vedo sempre di più. Ci sono comunque collane anche di cinema che magari hanno pubblicato libri sull'animazione che oggi, proprio nel momento in cui potrebbero farlo, potrebbero avere un pubblico che li accoglie, non, non lo fanno praticamente più. Ed è quasi paradossale vedere che oggi, nel momento in cui si parla di più di animazione, non, non si fa nulla a livello di studio proprio per l'animazione. No, è vero, è vero, tra l'altro, uh, anch'io cercavo, cercavo altri. Appunto nel, nel, nel momento in cui mi sono messo a cercare fonti, a fare controlli incrociati, a cercare proprio materiale, mi sono reso conto che anche a livello di, mh, di corsi, di, insomma, accademici, anche non c'è niente su, sull'animazione teorica. C'è eh. tutta roba pratica. Cioè, se tu vuoi imparare a fare l'animatore, sì. sì, sì, sì. cioè, se vuoi sì, fare sì. i cartoni, sì. naturalmente. Se, se tu vuoi invece un, un uh, se stai cercando un, anche un corso, ma anche di quelli a pagamento. Sai, quelli a ore no, che fai online. Non c'è nulla su storia dell'animazione, fenomenologia, critica. Queste cose. Non c'è niente. Sono solo test pratici che ti danno in mano un programma da usare e poi fai animazioni. Che, per carità va bene, ma. Non è solo quello, nel senso, servirebbe anche l'approccio più, più teorico, sì, più, più critico, sì, ma è, proprio manca. Ne parlavamo anche per discorso con Oslo di questo fatto. Qui è per me, sta proprio uh, nelle accademie, nel, nel, nel contesto accademico, proprio il problema perché non si riesce mai a far entrare in quei contesti l'idea che determinati linguaggi possono avere valore e quindi non si ha neanche in un certo senso il modo e le risorse per poi per studiarlo effettivamente e quindi magari anche chi uh, ha una certa competenza e sa scrivere dell'animazione da un punto di vista differente in realtà ha molte difficoltà a farsi pubblicare in Italia o a condurre semplicemente gli studi Io penso cioè, coso all'autore del Drago e della Saetta, che pur di studiare, animazione, eh, si è dovuto andare in Giappone, ah, sì. eh, cioè, sono, sono cose che poi ti, ti, proprio, ti costringono a non creare un vero eh, terreno per studiare, coltivare uno studio nei confronti né dell'animazione né del fumetto, poi in sé per sé. Perché viene sempre accomunato, alla stessa idea che sia un valore un linguaggio di serie B. No, no, è vero, è vero, ma te ne rendi conto anche se fai tipo un salto in libreria, a dare un'occhiata. Tu vai in una libreria come, che ne so, la Feltrinelli o il Mondadori Shop e c'è un, uh, un settore sul cinema, non dico grande, eh, <ride> però qualcosa c'è, qualche testo sul cinema c'è. Cerchi fumetti o, o cartoni, non c'è nulla, nulla di ah. testi, di saggi, ma neanche quelli famosi, tipo... Ho visto una volta per sbaglio il volume, quello di Scott McCloud, no analizzare il fumetto, sì. uh, quello, quello grande. Sì, no sì, L'ho sì, visto sì. una volta per sbaglio, probabilmente sia stato dimenticato là pieno di polvere in un angolino e basta. Cioè. Sì, sì, sì. Eh... E sì, che ce ne sono di produzioni, voglio dire, anche in lingua inglese. Cioè. Sì, ma bene o male. Cioè, a livello di pubblicazioni ci sono i testi anche in Italia che uno può consultare, eh, anche gli studiosi che effettivamente si sono messi in gioco, come un Raffaelli, eh, Cedano e sì. così via. Eh, però è sempre tutto il sistema eh, circa, attorno che poi non gli permette di avere un ruolo che gli consentirebbe davvero di arrivare alle persone obiettivamente per noi hanno una voce in capitolo, ma poi nel mondo dell'animazione sono gli illusi sconosciuti che obiettivamente non portano avanti il discorso purtroppo. Sì, sì, no, è vero. Uh, finché appunto sia noi uh, che ci piace sta roba qua, che siamo un po' degli azzeccati, che andiamo a leggerci cose, e sappiamo, sappiamo chi sono, ma... Un ragazzo che sì, ha l'interesse, ma non così tanto radicato, ti fa e beh, questi chi sono? Perché dovrei leggermi un saggio che è pure introvabile, tra l'altro. Certo, certo. Ok, vabbè, uh, stiamo arrivando alla conclusione, non ti io li che stai di più anche perché poi devo scappare. E qualche altra domanda sul saggio, fammi pensare un pochettino ehm, riguardo specialmente al rapporto con la production AG. Hai dedicato magari qualche parola a come lui si è sempre posto nei confronti degli studi? O l'hai anche qui analizzato più sotto un punto di vista dell'operato che della persona? Allora. Allora, io ho, ho parlato un po' anche, sì, di, sua, di questo suo rapporto, mm. prima con la Tatsunoko, poi anche con gli altri. E, anche lì ci sono delle sue interviste, ma è sempre una campana, bisognerebbe sentire anche l'altra, capito? Perché sì. qualche campana sua, qualche intervista sua, appunto, da, vista dalla sua parte, con le sue parole la trovi. Ci sono delle riviste giapponesi, si, si pare, mi pare si chiami Kinema Yumpo la rivista. Lui ha fatto tante interviste, le ho recuperate, me le sono fatte tradurre anche. Eh, e lui ci va giù pesantissimo, però è, è la sua campana. Bisognerebbe sempre riuscire a contattare un tizio di Production IG o degli altri studi a sentire il loro punto di vista, perché, sai, la verità molto spesso è nel mezzo. Lui dice che l'hanno trattato malissimo e qua e là, però devi sempre andare a vedere come è eh, successo da so, eh, serve un contraltare eh, purtroppo lì si parla del niente in, in interviste di membri dello staff, uh, dei vari staff ho trovato qualcosa giusto cercando materiale su Jinro, Uomini e Lupi mm -hmm. e ho trovato veramente poco e tra l'altro è un'opera che Oshi è coinvolto fino a un certo punto perché non è neanche regista in realtà certo. quindi anche lì bisogna andarci un po' con le pinze c'è qualcosa di, di interessante mh, durante la produzione dei due lungometraggi di Lamù, quando lui proprio ha sbroccato e ha litigato fisso e se n'è proprio andato via. Mm. Lì ho trovato qualcosa, ma veramente poco, poco. Giusto da farci un paragrafetto e parlarne un po', ma non di più, ecco, ma proprio per mancanza di, di cose da verificare, da controllare, perché non mi va neanche di scrivere... Cose così inventate da me. No, certo, perché eh, stiamo parlando anche di. Vuole. Eh, infatti, finché si tratta di un'opera, ben venga a speculare sul significato, sulle riflessioni. Lì ci sta. Ma quando si parla di trascorsi reali, cioè, o, o sai le cose o niente, <ride> non puoi certo metterti a, a far teatrino, tu, eh. Ecco. No, no, certo, eh. Eh, comunque, eh, no, ci bene. sono delle, ci eh. sono delle vicende interessanti su. Su Sulla Moon, soprattutto mh, il secondo Beautiful Dreamer mm. che è stato poi eh, quello sì. insomma, che ha causato il un po' il patatrack. No? Eh. Eh. Quando vuoi fare le cose diversamente in un momento e con un brand con cui non le puoi fare, eh, poi le paghi le conseguenze. Giustamente, esattamente, però è anche questo il valore del coraggio. E, e che sì, sì, sì. Poi, fa anche appunto, parte del anche gioco anche delle tue pagine perché appunto per me è molto importante che ci fosse questo equilibrio tra il lato umano, la persona e il lato creativo, l'artista che appunto sarò curiosissimo di leggere va bene e, sì, sì, niente, sì, sì. proprio un'opinione rapidissima sulla Mu, l'hai visto il trailer? Oh, no, non ho ancora visto? visto il trailer lo No, però vedere... mi hanno detto che è molto bello eh, puoi farlo vedere sì, lo vediamo e chiudiamo dai facciamo così allora, Ci sta. perché ho letto molte persone che uh, sono rimaste contente perché secondo loro dà molto spazio a riferimenti all'anime originale e a livello visivo ricorda molto quelle vibes. Voglio vedere un po' te che cosa ne pensi. Io so che sei anche molto legato all'essere di negli anni 80 e 90. La mu. Mentre se scrivo la mu non, non mi esce. <ride> Ma si sa quando, quando arriverà l'anime? E... Non... Sì, ah, adesso già. ottobre. Ah, An quindi proprio siamo lì. Sì, sì, sì. Inizia proprio in questa stagione. Ultimo mm. che condivido. Ci siamo. Eccoci qua. Dovresti vederlo. nero eh, sì. adesso. Sì, okay. sì, lo vedo, vedo. Vado. Un An animoto.

Eccoci qua. Cos'è dello studio David? David Production? Eh, sì, sì, sì. Tra l'altro prodotto dallo staff che aveva fatto anche Vento Aureo. Quindi mm, diciamo le risorse okay. maggiori che ha la David. Sì, sì, il team di punta tipo. Sì, sì, praticamente sì. Infatti, eh, è il, brand, molto... è il nuovo brand di punta di David in pratica molto figo molto sì. molto bello sembra Cioè, ho visto anche le facce molto molto sì. molto bello caratter design dei visi dei personaggi è proprio la cosa bello. più qui e... l'espressività facciale sì. che ricorda tanto comunque sì. quella mimica comica proprio propria di Marunta sì. delle è... gag dei siparietti sì, buffi sì, no sì. Infatti il Karades mi ricorda molto di più lo stile fumettistico della Takashi di quanto non facesse quello della serie originale. Perché c'è proprio quella pulizia dei volti che sembrano subito fortemente e quanto semplici. E anche a livello di colorazione proprio mi piace tanto. Tutto lo shading per esempio sui capelli di Lamu. Eh, questo sì, quando di... vola che fa quell'effetto sì. multicore, veramente bello. Tutti, tutti gli sfondi dinamici. Sembra abbastanza mm. carino proprio a livello di identità Poi ovviamente è un trailer quindi ti fanno vedere le cose che ti vogliono sì. vedere però, eh... Bisognerà vedere il cartone effettivo sì, sì. Ma anche lì quando c'è quella scena in cui la... si vedono le lacrime no? che si, si levano dall'occhio sì, sì, Quello fa molto anni 80 eh. Quella sì, sì, sì. picchettina per pochi C'è però... quello spin un po' più moderno sì. Sì, però. Sì, 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 però non ho visto neanche un carro armato no infatti no però quello penso si ritenga una sorpresa <ride> anche perché saranno sicuramente i CGI e conoscono le Mario polli che chissà guarda la musa nei cinquantenni con la busta sotto il naso Va e noi poi ovviamente yeah. okay. e, e noi azzeccati infatti tra l'altro devo ancora rispondere alla domanda che mi facessi sul post quello del Q&A ma l'hai <ride> fatto il Q&A allora? Eh, sì cioè devo farlo Devo farlo, ah, okay. lo, lo sto facendo. Mo mi sto dedicando più che altro alla recensione di Cyberpunk perché non voglio perdere il momento visto che il gioco sono tremendamente in ritardo. È uscito due settimane fa. Vabbè, ah io, io sto pubblicando adesso uh, un video su My Dress Up Darling. Ah, ah, <ride> ah, è già, ah, arriverà, ah, arriverà tra 4-5 mesi. Vediamo, vediamo, vediamo. Sono curioso di sapere cosa ne pensi. Giustamente, non abbiamo mai parlato. Va bene dai, ci teniamo per uh, un'altra volta perché ormai ho deciso che il venerdì sarà fisso con ospitate e bene o male eh, beh, pensavo di evitare soltanto te, Oselot e Matteo Caronna. E la <ride> rotazione, che poi non so più chi chiamare, tipo mi piacerebbe un sacco chiamare Robocool ma di che cazzo ci parlo con Robocool, cioè l'attacco dei giganti potrei andarci, lo so o di One Punch Man anche di One Punch, sì è vero, è vero. potrei pensarci dai, poi, poi vediamo grazie carissimo Sig per avermi dedicato questa pensatissima del tuo tempo ci risentiamo a breve poi. per, per cazzate eccetera ti volevo consigliare un po' di cartone ultimamente e niente, ragazzi noi ci rivediamo uh, martedì lunedì non dovrei esserci ma se ci sono poi vedete lunedì e niente, passate un buon weekend al solito, spaccatevi di droghe ubriacatevi, ma non morite, ciao <ride>